Voi non sapete che cosa si dice in questi studi quando i microfoni sono spenti, per fortuna vostra. Io invece devo sentire tutto e quello che ascoltate voi invece è fambo. In realtà ognuno fa un verso dell'animale diverso per i 20 minuti prima della trasmissione. Esatto. Problema, cerchiamo di andare insieme. Il problema è che Roberto è Alarico anche fuori dal gioco e continua a Abbiamo appena incontrato un cane, ho cercato di spaventarlo. Così anche con un po' di razza interpretativa. Adesso ho già anche il corvo gallina. Adesso il ciocobo è l'animale sacro leggendario di Mor. Non esiste, è tipo una chimera, no? Però era il suo animale sacro. No, ma io pensavo è canon da adesso. Guardavo invece il dio Tachino, ma vabbè. Era un ciocobo nero, tra l'altro. Che sono quelli che in Final Fantasy Tactics sparano le tre meteore. Epoca cavalcatura, un ciocobo. Fumble lo trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it, che è il network della trasmissione. Su FumbleGDR trovate un sacco di cose che trovate in realtà anche su QWERTY, cioè SideQuest, che è il nostro primo spin-off ufficiale, come quel gioco che è il nostro podcast di giochi da tavolo, di cui arriverà una puntata prima di Natale, e nuovi podcast che stanno per arrivare. Esatto, c'è un punto di domanda che chiede delle risposte. E quel punto di domanda otterrà delle risposte con la fine dell'anno o l'inizio dell'anno nuovo, comunque in tempi abbastanza veloci. Salutiamo Mario che si è già collegato. Ciao Mario! E purtroppo Mario, le birre non sono ancora arrivate perché le Poste Italiane hanno in mano il banco. Quindi arriveranno le bottiglie. Per Natale forse vedremo le bottiglie di birra che ci hai mandato. Se volete fare come Mario e spedirci delle cose da bere, mangiare o giocare, potete scriverci a fumblegdr@qwerty.it o al nuovissimo indirizzo gamemaster@fumblegdr.it. Oppure potete andare semplicemente sul sito e scrivere con il modulo di contatti, così non vi dovete ricordare l'indirizzo email. Mi sembra una buona idea. Ci potete anche scrivere su Twitter @FumbleGDR o sulla pagina Facebook che è FumbleGDR. Detto questo, se non avete niente da regalarci, ma dato che avete la 13esima o la 14esima, potete mandarci dei soldi donando qualcosa su FumbleGDR o su QWERTY. E diventando soci di QWERTY, che è la cosa migliore, perché una piccola dose dei vostri soldi ogni mese arriva a noi e noi siamo più contenti e voi sapete di fare qualche cosa di utile per noi. Se non volete fare neanche questo, già lo state facendo, quindi non è che potete farlo due volte, potete andare a fare delle cose meno remunerative ma altrettanto utili, cioè condividere il video e il podcast su Facebook, su Twitter o su dove altro lo vogliate condividere, anche su WhatsApp ai vostri amici. Perché su FumbleGDR adesso c'è anche il tasto condividi su WhatsApp per rompere le palle fino in fondo alle vostre conoscenze. GIF. Sì, chiaro, con una GIF, quello mi pare il minimo. Che prima o poi imparerò a usare. Non ti preoccupare, arriverai anche io. Sto facendo perché da mobile è la doppia barra di ricerca che ti fotte. Perché compare sotto quando fai le GIF, ma lo vedremo in un'altra puntata di Fumble Zap. Esatto. Fumble Zap. WhatsApp è bruttino. Ma meglio di Fumble Zap. Però WhatsApp sembra una delle startup. Fumble Zap secondo me ha più successo. E potete andare su iTunes a lasciare delle recensioni e delle 5 votazioni stelle. A 5 corvi, comete, 5 ciocobo, 5 comete di Sigmar o stelle del caos, se siete un po' più stronzi. Questa sera giochiamo a Warhammer e l'ultima puntata l'abbiamo... Ma io ho portato le schede di Dread. Io prima ti volevo giocare chiedere a Warhammer con Dread. Due minuti per fare un annuncio importantissimo a tutti gli ascoltatori di Fumble, anche a tutti gli ascoltatori, a tutti gli ascoltatori di Com'è quel gioco, a tutti gli ascoltatori di tutti i podcast di QWERTY. È Natale, è il momento di essere più buoni. Qui con noi c'è un uomo che soffre dall'aprile del 2017. Quest'uomo è Roberto. Quindi io, nella qualità di partecipante al podcast, ma con l'avallo di tutto lo staff, lancio Robertoton, che è una raccolta fondi per il povero Roberto. Ci servono 35 euro per andare sul sito di Uplay e comprare una copia di Ivano nuova da regalare a Roberto per riunirlo con il suo gioco preferito. La brucio. Quindi... date quello che potete, anche 50 centesimi, fateci arrivare 35 euro
e noi riusciremo finalmente a riunire un uomo sofferente con l'unica cosa che può renire la sua sofferenza. Sei un pessimo venditore. Vi prego, aiutateci. Sei un pessimo venditore perché prima dovresti far vedere la puntata registrata che uscirà al come play, speciale di Natale. Che uscirà come speciale di Natale, per cui voi avrete poi naturalmente la prova di quanto bene avete fatto a Roberto. No. Sappiate no. Che sarebbero soldi completamente buttati. Comunque, nel frattempo, abbiamo anche una domanda per il DM Risponde. Grande! Anche perché adesso c'è una pagina, il DM Risponde, sul sito di FamoGDR, dove fare direttamente le domande. Prima di entrare in un dungeon, che cosa sono le 10 cose più importanti da portare, che non devono assolutamente mancare... E che se è una sola cosa che potete portare, qual è questa cosa? Qualcuno mi ha detto la carta igienica, volevo sapere la vostra. 50 torce. Dillo. No, 42. Se ne devo scegliere 10 di torce, ne porto un paio. Però 10 sono tante. Il fodero della spada. 10 sono tante, diciamo che dentro ci sta... No, quella che assolutamente non può mancare. Una. Perché nelle altre uno si fa una pentola, te la porti, tutte le cose che ti possono servire tipo dungeon. Il bastone food. Da 3 metri. Esatto. La corda, per forza, ok. Una cosa. In questo immagino che sia compreso anche armi, armature, libro degli incantesimi. Però no, perché una se sei uno stregone. Una cosa che può essere la carta igienica. Invece della carta igienica, no, io... Posso portarmi una mappa del dungeon? Sì. Ok, una mappa del dungeon. Gianni? Con una cosa non ci fai abbastanza da scegliere altro. Sì. Perché la mappa del dungeon la puoi usare anche come carta igienica. non fa una piega. Dall'altro lato... Qualsiasi oggetto magico che rilevi non morti. Invece per Simone è? Una sacca di soldi e non entro nel dungeon? Che con un oggetto solo col cazzo che ci... Ma una sacca di soldi non è un oggetto solo. Un lingotto di platino, va bene. Sì. Che puoi usare anche come arma o come carta igienica. No, carta igienica. Adesso, vabbè, adesso mi fai vedere come pulisci con un lingotto di platino. Tu, Cla? Io direi il libro di Krubal. Hai sfruttato. Vabbè, ma non è un oggetto reale. No, un oggetto reale è un oggetto che assolutamente non può mancare nell'esplorazione di un dungeon. Secondo me è la corda, perché anzi neanche la corda, lo spago, perché lo puoi tagliuzzare a pezzettini, legare in giro a piccole cose per segnare la strada, lo puoi usare per legare piccole creature, per fare delle trappole, lo puoi usare. E cosa ne pensate invece di un otre? Dipende quanto è grosso il dungeon. Cioè, se devi andare a Mezzo Berranzan, sì, ti servirà un otre perché devi oppure, camminare per 6 oppure giorni. Oppure dici che è facile trovare qualcosa da farti con cui portarti indietro dietro l'acqua se la trovi. E il problema è se la trovi. No, anche l'otre non pieno d'acqua. Ah, un otre vuoto? Sì. Allora no. Ma anche pieno d'acqua che ti dura un po' poco. No. Perché te la fai qualcosa che ti riesce a portare l'acqua dietro, in teoria. Se tanto è un otre vuoto... ma l'acqua quando ce l'hai cosa fai? Bevi, ma non te la puoi portare dietro. Se non c'è niente, se sei nudo in un dungeon. Sì, ho capito, ma allora questa domanda non prevede che tu abbia un otre vuoto. Puoi anche dire un otre pieno d'acqua. Ok, un otre pieno d'acqua. Ah, ok. Perché sennò come ti fai a portare dietro l'acqua? La bevi quando la trovi. Quindi poi devi trovarla a intervalli regolari. È per però. Questo che ti dico, dipende quanto è grosso il dungeon. Se è una stanza... Però con un contenitore potresti caso. Almeno prenderci l'acqua e portartela in giro. Sì, nel frattempo ti ammazzano. Tempo così. Non prendete la mia acqua! Quello se ti fa qualcosa a casereccia. Giù le mani tra le radici. Vabbè, comunque, se avete altre cose intelligenti che non possono mancare assolutamente in un dungeon, ad esempio Andrea ci dice qualcosa per guardare bene il soffitto. Lui ascolta bene le puntate di Fumble. Vero. Un binocolo a 90 gradi. Ascolta bene le puntate di Fumble. Mai bravo. Entrare senza guardare su film. Ma per favore, tanto se entri e lo guardi non c'è niente. L'ho riascoltato troppe volte. Vedo che anche tu ascolti bene le puntate di Fumble. Esatto. Io mi porterei dietro il fodero della spada. Quello sì. Che... Ormai è troppo tardi però. No. Purtroppo per perché ho preso la mappa, tardi. Ma l'avrei preso il fodero, era lì. Purtroppo non me l'hai detto, quindi non ce l'hai. Comunque, l'ultima puntata è finita con delle morti, ma non vostre. No. Siete stati tirati in un giro di banditi, chisleviti, okay. che
picchiano la gente per strada e li derubano, e in genere anche li ammazzano, soprattutto quando pensano che il nostro buon Alarico sia uno psicopatico che si diverte. È uno psicopatico, ma non è uno psicopatico che si diverte a uccidere la gente per il gusto di farlo. Gli piace solo benedire quella che è già morta. È giusto. Avete passato una notte non esattamente tranquillissima, anche perché avete scoperto che il vostro Olaf è stato drogato la sera prima quando voi non eravate in taverna. La mattina lui era già sveglio e stava parlando con delle guardie che erano venute alla locanda e che Alarico ha cercato di convincere che ci fosse qualche cosa di più di quello che loro erano in grado di vedere, e che hanno detto che sarebbero andate a prendere i rinforzi per la gioia delle guardie, per la gioia di Olaf. E poi abbiamo scoperto che Olaf ce lo siamo portati dietro noi in realtà, e nessuno e quindi l'abbiamo chiamato noi e stiamo facendo gli stronzissimi. Alarico non si ricordava come fosse finito qua in mezzo Olaf. Chi è? Olaf. Stai giocando a Dragon Age, quindi Olaf. Sì, esatto. Poi lo Folas. Anche altre voci nella testa dicono 50 torce. Sirius suicidio. Ma no, 50 torce non è uno. 50 torce le puoi usare come cartigenica, le puoi usare. Basta! Ma non puoi usare tutto come cartigenica. Però io adesso voglio vedere lo spettacolo di lui che fa queste cose. Io no, no. Grazie. Ma neanche io. Ma guarda, ma con la torcia ci fosse. Ma il lingotto di platino. No, no, io. Accesa o no la torcia? Perché poi anche quello. Quello serve per capire. Però pulisce, in realtà la torcia, se tu prendi la torcia da manuale del giocatore, che visto quanto costa, non è un pezzo di legno e basta, ma sarà con lo straccio, ci avrà un po' di accelerante, ci sarà lo straccio intorno al bastone, no? La torcia, quella che compri, se no non costerebbe così, sarebbe un pezzo di legno. Quella la puoi usare, lo straccio. Sai che è imbevuto di roba. Vabbè, ti brucerà un po'. Vabbè, comunque. Che vuoi fare con i francesi? Tra scegliere tra l'olio e l'olio da torcia e aspettare un po', aspetterei. Comunque, le guardie si stanno allontanando verso Schmatzplatz, che è il villaggio qua vicino, che avete scoperto essere il villaggio dove c'è la torre che ha visto Alarico nei suoi sogni. E che anche nel sogno di ieri notte è tornata protagonista con un'ombra gigantesca di un corpo. Dove sono i miei post-it? Chi mi ha rubato i post-it? Abbiamo perso tutte le profezie, siamo perduti. L'unico post-it che ho io è questo. Non è la mia scrittura. Ce ne sono due nella mia scheda. Siamo morti. Compagni, siamo morti, siamo defunti. E ti dirò di più, io non ho preso appunti delle tue profezie perché ancora non me l'hai detto. Non sento più la voce di Mor. Come fa Mor quando non c'è il segnale? Crac. E questa è l'ultima puntata di Simone a Fumble. Sì, in effetti. Prego. Infatti, settimana prossima basta. Ci sarà l'altro nano. Riportiamo Matteo. Spiace, purtroppo va così. Le guardie si stanno allontanando. E Olaf vede le guardie allontanarsi e dice: accompagno le guardie in città. Anche perché ho bisogno di prendermi una pausa. Da te. Da qualcuno. Se volete raggiungermi a Schmatzplatz, altrimenti io domani tornerò qua con... Se le guardie tornano prima, magari tornerò prima, però... Conto di prendermi una mezza giornata di... Ma domani torni. Riposo. Nel caso non tornassero prima le guardie con i rinforzi... Va bene, noi rimaniamo qui sotto copertura. Non fatevi ammazzare. No, ma c'è lui che... Appunto. Compagno Cotagno, preferirei che non ammazzassimo neanche noi, però qualcuno, se rimanessimo qui. Forse stasera vorranno portarci di nuovo a caccia. Ma io ieri non ho ammazzato nessuno. Beh, ma uno è morto. Sì, ma l'ha ammazzato Nicolai. Mor è addirittura intercesso per rallentare la sua... il suo... trasformarsi in un sacco di carne. Eppure lui l'ha ucciso lo stesso. Preferirei non dovergli fare fargli saltare la testa la prossima volta. Sì, però quella stanza là sopra. Entriamo. E non credo che ci facciano entrare così. Possiamo facile. Uccidere tutti? No. Vabbè, tu non è quelli che non volevi. Parlatene poi.
È stato un piacere. Ciao Olaf. Ciao Olaf. Olaf si allontana inseguendo le guardie. No, io prima che gli vado a fare, prendine un altro po'. Di cosa? Di questo. E gli passo una boccettina. Ah, un tonico per i nervi. Uno sveglia cadaveri, sì. Diciamo è per quello che è successo ieri sera. Non riesco a capire. Tu non ricordi, ma prendilo. Compagno Cutaleo. Avessi mal di compagno testa. Prendela. Barin. Dimmi. Non riesco a capire, ma era venuto, si è mischiato con i nostri affari e adesso se ne va? No, ma poi torna. Sta andando a fare... Comunque possiamo uccidere tutti. Ma tu e poi possiamo aprire la porta. Non volevi uccidere le persone. Beh, se è il loro momento, ma arrivano prima all'eternità. E allora per quale ragione non si può invece rimanere con loro e fare le rapine? Perché non è per mano di un seguace di Mor, il passaggio è sicuramente più rapido e più indolore. Interessante. E poi sono cattive persone. Capisco. Interessantissimo ragionamento. E poi mi ero dimenticato che ieri sera ho avuto appunto un'illuminazione tornando... Seguendo le patate. Seguendo le se patate. Ricordi te ne avevo parlato. Come ti ha illuminato la patata? Dimmi. Chi era che faceva l'ultima puntata? Beh. No, ma il metallo va sempre bene. Che la mia rabbia verso l'uccisore era diminuita. Perché? Perché ora è con Mor. In realtà sì. Non c'è molta differenza ora che ci penso. Ok, e quindi cosa facciamo? Beh, il nostro scopo è aprire quella porta, compagno Cutalion. Quindi, se seguiamo i banditi, mandiamo all'eternità delle persone senza avvicinarsi al nostro scopo. Se invece uccidiamo questi, possiamo entrare e fare quello che dobbiamo fare. Barin, che ne pensi? Bah, a me mi sembrano parecchio grossi. Da fuori senti anche una bottiglia che si infrange sul pavimento, un po' da lontano, non è dentro alla taverna. Oh, vedi? Da vedere chi si è svegliato. Compagno Barry, forse qualcuno è già morto e Mora ha intercesso per noi. Io direi che potrei mettere qualcosa nella cena o nel pranzo. Che ci potrebbe aiutare, qualora volessimo sovvertirlo. E dopo che hanno mangiato, come li uccidiamo? No, io penso che quello che lui gli mette nel pranzo già dovrebbe fare effetto, tecnicamente. Vabbè, si conosce bene la cucina di Barin, ma... non credo che aiuti così tanto contro quegli energumeni. Bah, una buona dose di bella donna di solito aiuta. Beh, in quel caso sarebbero solo più carichi. No. No, non è... Ah, la pianta. Ecco, sì. Non è esattamente la stessa bella donna che, a cui pensi tu. Ah no? Eh no! Possiamo dare fuoco alla locanda? No. Sì. Troppe domande. Una cosa davvero pirata. Sì, beh, il problema è che bruci anche la stanza di sopra. Ma qualcuno. Ma dopo che l'abbiamo svuotata. È vero. Potremmo, sai, ingolfare il camino. Ingolfare il camino. Mandiamo il nano sul tetto. Ma se ingolfi il camino si crea solo fumo, non prende il camino. Tutto. Lo so, ma così loro escono e poi noi entriamo mentre il fumo si diffonde, andiamo al piano di sopra e. E moriamo intossicati. Vabbè, sì. Ma come sei negativo però? Oh. È lucido per una volta e gli dici negativo. Sono arrivate tante persone. No, mi piace più quando è impulsivo. Prese dal fumo. Fa più pirata. Ah, capisco. Beh, se ho proposto io di bruciare la locanda, compagno Cutalion. Lo so, infatti, non mi dispiace come idea. Però se non fosse tutta di pietra. In questo momento la locanda è vuota. Non ci sono nemmeno Nicolai e Yuri. Ma non in fiamme. Non è ancora in fiamme. Ma perché sono andati via? Li abbiamo visti andare via? No, Yuri è probabilmente nel retro a sistemare cose per la giornata e Nicolai prima è tornato di sopra. Ok, quindi è nella stanza. Forse. E nella stanza o in una delle altre stanze. Vabbè, ci vuole qualcuno che intrattenga Nicolai con un... Io inizio ad andare dritto verso un campo. Aia. Verso un campo? In una direzione che mi ispira. Ok, vabbè. Che facciamo? Ok, tira un dado bianco. Il dado bianco che notoriamente porta... Eccolo! Riesco ad andare nella direzione che mi ero prefissato. Un successo! Se no in realtà rimanevo fermo e poi mi riprendevo pensando di aver camminato e scuotevo la testa. Ti allontani, vai in una direzione che non è quella dove si trova adesso Dimitri, che non sarebbe una direzione...
Non so neanche chi sia Dimitri, quindi vado da caso. Ma lui saprebbe forse chi sei. Perché ancora non t'ha visto. No. Comunque vai in un'altra direzione. È difficile, ma non è impossibile. Tu vai in un'altra direzione, anche perché vedi in lontananza un corvo e dici: ah, per forza di là. In realtà era un'ombra di una foglia. In realtà era un merlo che passava per caso. Perfetto. E vedi che in lontananza, verso nord, che è la direzione in cui stai andando, che è anche la direzione di Schmatzplatz, stanno arrivando delle nubi, perché probabilmente il brutto tempo arriverà tra qualche ora. Infatti già adesso non è una giornata particolarmente calda, c'è un po' di vento. Non sono in vena di temporale, mi giro e vado nella direzione opposta. E cioè ripasso da loro e poi continuo dritto, se... che comunque non è la direzione in cui si trova Dimitri, quindi ti allontani in una direzione. Sì. Tanto è mattina, no? Sì, noi lasciamo andare o lo seguiamo? Qualcosa dovremmo fare dentro sta locanda. Quando sono a 200-300 metri mi siedo in un prato, mi sdraio e inizio a osservare il cielo cercando segni. Ok, fai una prova di pietro. È più per relax in realtà. Fai una prova di pietro lo stesso. Quanti chili di dadi hai bisogno per fare? 19 chili. Me ne servono 4 bianchi, 3 gialli e 5 blu. No, 3 rossi perché sei incazzato. No, no, ma va. Anzi no, 3 verdi. Sei andato a dormire incazzato. 3 verdi, perché no, in questo momento sei proprio quando ti svacchi e sta osservando le nuvole. Poi lui ci cerca anche dei segni. Però in realtà è svaccato a osservare le difficoltà, perché non c'è niente da fare. La difficoltà è 2. Niente di... Mi aggiungo io un nero perché mi sto rilassando e non ne sto cercando più di tanto. Ok. Manca un pustorino, devo. Ah, giusto. Le pustorinate. Ce la fai a fare qualcosa. Ciao Claudio. Se vi manca Claudio andate ad ascoltare SideQuest, lo spin-off di Fumble in cui Claudio fa il master. Perdo poco tempo, ne ho fatta una sola, e sono 2 successi, 3 vantaggi. Ok. Le nuvole che si stanno avvicinando comunque alla locanda e quindi di conseguenza anche ad Aldorf. Per ora quelle che sono sopra di voi non sono ancora delle nubi tempestose come quelle che ci sono in lontananza. Ma una di queste nuvole che arriva da nord, la forma è una di quelle cose che ti danno un cattivo presagio, un brutto presentimento. Non è un corvo. No, però è tipo animale. Corso base di divinazione, esatto. Quella da fondi del caffè. Quella figura vuol dire quello. Quella cosa che assomiglia un pochino, potrebbe assomigliare a una stella del caos, ma non lo è, però se la guardi è cattivo segno. Esatto, il gramo. Il gramo, ma questa significa cattivo segno? Sì. Ok. Sfortuna. C'ho ancora poco tempo per rilassarmi prima che arrivino le nuvole, quindi rimango lì sbaccato. Nel frattempo, voi dentro, mm-hmm. Cosa volete fare? Ancora nessuno si vede. Di sopra sentite Nicolai che sta camminando, probabilmente sta sistemando le stanze al piano di sopra. Ma pesavo il fianco. Ci vuole un diversivo. Butto la polverina bianca nel fuoco? E quella fa il botto, non fa appunto, un diversivo. Fa un diversivo. Sì, non è un gran diversivo, sentono un botto e escono un po'. Facciamo saltare tutto? Non credo che abbiamo abbastanza roba per questa fare. Bonaccia mi rende nervoso. Lo capisco, però direi pazienza prima di tutto. Io sono un elfo, non ho pazienza. E che me ne frega, te lo dico io, pazienza. Non possiamo fare le cose alla carlona come ieri sera che siete andata a fare una rapina così perché seguivate il vento. Beh, abbiamo portato a casa verdura e monete. Ah, che culo! È quello che fa un pirata. Ma non informazioni, quello che ci serviva. Cazzo c'è il piano di sopra, chi lo sa? Barin! In quel momento sulla porta appare Dimitri. Okay. Oh, buongiorno, dormiglione. Io e te dobbiamo parlare. Parla. Io sono venuto ieri sera e hai sprecato il mio tempo perché eri a dormire e non ti sei svegliato. Qualcuno ha preso qualcosa di mia stanza. Strano che arriva nano e subito scompare cose? Io non credo. Credi, non credi, fai ciò che vuoi. Io sono venuto da te ieri sera e non c'eri. Tempo di venire e tornare, puoi chiedere al tuo amico.
io sapere che tu stato qua. Tracce parlano chiaro. Da te? Da. Te l'ho appena detto, sono venuto da te, eri a dormire, ho provato a svegliarti. E tu sono le uniche tracce che arrivano a mia capanna. E come facevo a sapere che dormivi se non venivo alla tua capanna? No, e come facevo io a sapere che tu avrei preso i miei soldi dal mio coso? Scatolo. Scatolo? Calabrese. No, non era buono. Un russo calabrese, mamma. Scatolo? Sì, coso di legno che... Ma insomma, non è quello punto. Punto è che io ho visto tracce. Il punto mi sembra quello, visto che tu dici che scatolo non c'è più. No, scatolo c'è, ma è vuoto. E che ne so, allora ti sarà entrato qualcuno in casa. Ieri sera la porta era aperta. Tracce se davanti... Se tu dormi con la porta tracce aperta... Tracce davanti solo di nano. Hai un problema alle orecchie? T'ho appena detto che sono venuto da te, che dormivi e sono tornato indietro. Sei tu che mi hai detto di venire quella sera. Io capire, ma tu essere ancora più stupido, io perdere pazienza molto velocemente. Senti, fai come vuoi, io ho i tuoi soldi, devo io pagarti questo, per quello metri. Che ti avevo chiesto. Ah, e tu avere i miei soldi, e tu hai appena sì. detto che tu hai i miei soldi. Sì, quello che dai avevo dai i miei soldi prima che io spacca di testa. Stanno strillando? Sì. Li sento qualcosa del genere? Senti più che altro la voce di Dimitri, però sì. Ok, la riconosco. Fai un... Anche solo... Fai un tiro di intelligenza. Anche solo inconsciamente mi basta. Fai un tiro di di percezione. La difficoltà è 4. Perché c'è qualcosa dentro di te che cerca di salvarti. Dammi anche un bianco. E poi cos'era? Per osservare? Osservare. Il dado Marte. Attenzione, mi sa che ce l'ho fatta. Di no? Che? C'è no. Un pieno di svantaggi. Solo svantaggi. Solo svantaggi. Mi sa che ho visto un successo e 3 svantaggi. Solo svantaggi. La voce di Dimitri è talmente roboante che per un attimo pensi di aver sentito la voce, ma sono sicuramente le nuvole davanti okay, a te che iniziano. E infatti vedi che si stanno facendo più vicine e a 1,5 km probabilmente sta già piovendo. Ok. Beh. E io avanzo. Dimitri, io e te abbiamo un affare. Se mi stai accusando di qualcosa, dillo apertamente. Io ho appena fatto di dire apertamente. Tu dimostrami che io sono ladro. Ok, e si avventa verso di te. E io tiro fuori la pistola se ci prova. Fai una prova di iniziativa anche tu. Vai. Well, that escalated quickly. Che era agilità? Sì, cioè, successo e 2 vantaggi. 3 successi e 2 vantaggi. Parti prima tu. Lui sta venendo proprio verso il tuo bavero per prenderti e sollevarti. Cosa fai? Sparagli e poi scappa verso di me. È il diavoletto. No, 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 ma guarda, mi sta talmente sul cazzo, mi sta anche accusando di furto senza prove, io gli sparo. Certo, perché non sia mai che qualcuno infanghi la vostra reputazione così immacolata. Dette scalated quickly. Te l'avevo detto. No, ma perché poi lui lo stava prendendo per il bavero e lui gli ha sparato. No, Andrea, che traditore. Cosa? Che fa cagare anche a lui, Ivano. Bravo! Bravo! Vedi che qualcuno che ci segue è intelligentissimo. Nessuno capisce più la solidarietà, veramente. La difficoltà neanche per Natale. Colpirlo. La difficoltà per colpirlo... È, oh Gianni 3 ma con un bianco in più perché lui è un po' rallentato nei riflessi ancora. Addio. Oh Gianni, hai bevuto tu l'ultima Coca-Cola? No. Esatto. Come osi accusarmi? Esatto, sembra Pulp Fiction. E come si fa? Una cometa di Sigma in uno sbaglio. Lo puoi considerare un successo se vuoi. Lo considero un successo. La tua pistola con cometa. La tua pistola fa boom. Fa boom di sicuro. Ah, 6. Fa 6 danni e non hai usato cose particolari per attaccare, quindi sono 7 danni. Questa la sento però. Sì. Ok. Ma potrebbe essere un rumore di tuono, è vero.
tiro ancora. Contento. Sì, potrebbe essere tranquillamente un colpo di sempre nuovo. 4 di difficoltà. Vabbè, questo no, questo è 2. È più difficile vedere che arriva dalle nuvole. No. Peccato il turno da uno sparo. Urca! No, è un tuono sicuramente. Sì, perché la sfida del caos la uso come svantaggio, come fallimento, così ho fatto 0. Lo colpisci di striscio? 7 danni l'ho colpito di striscio. È robusto lui. Era bello grosso. L'avevamo capito. E a questo punto lui ti prende per il bavero. O almeno ci prova. Tu quanto hai di agility? 5. Potrebbe non riuscirci. È uno di fortuna, conta nulla. Sì. 1, 2, 3, 4, 5. L'armatura ce l'ho sempre addosso. L'armatura ti dà difesa o soak? 2 di soak. Ok, quindi togli 2 in più dai danni che ti fa. Anzi, almeno un rosso ce l'ha. Anche lui ti colpisce di striscio. Probabilmente non ti fa nemmeno danni perché ti fa 4 danni. Tu quanto hai di robustezza? 3. Quindi non ti fa nemmeno danni. E senti un rumore di ossa nella sua mano che si rompono quando colpisce il muro dietro di te dopo averti preso. È andato un po' troppo lungo con il suo pugno. Sti cazzi sei svantaggi. E senti proprio la sua mano che fa crack. Ah. Lui se la guarda. Fottuto nano di merda, devi stare fermo quando io ti colpisce. Sì, certo. E state, a meno che Cutalion non voglia fare qualche cosa. No, io sto lì a guardare, anzi. Ok. Mi metto proprio seduto e con i piedi sul tavolo sbattendo i talloni. Bam, bam. Senti anche che Nikolai sta uscendo, è uscito dalla stanza e sta venendo di sotto. La sua azione questo round è stato muoversi. Allora, io estraggo la seconda pistola e faccio per intimidire facendo un passo indietro. Ok. Per intimidire, fa intimidire. Che non ho un granché, ma... Però hai due bianchi in più. Perché gli voglio dire, tu avvicinati di nuovo e dammi di ladro e poi ti ammazzo. Questa è la difficoltà. Sono 3. Allora, farcela, ce la fai. Lo convinci a restare indietro. Il problema è che Nikolai sta scendendo le scale, quindi si troverà dietro di te. E tu adesso ti trovi nella situazione di essere a metà tra Dimitri, che si sta però facendo indietro, ma sta guardando Nikolai che scende sulle scale. Che non sembra essere molto propenso a fermarsi. E infatti, quando sta a... Non mi strilla, tu non sei lì? Sì, sì, sono fermo. Lui sta guardando la scena. Dimitri si fa indietro, rimane qua, cioè rimane sulla porta, guarda Nikolai, fottuto nano di merda, ha rubato i miei soldi da capanna e adesso non vuole riportare quello che mi ha preso. Fai qualche cosa, è tuo amico, io altrimenti dovrò chiamare chi tu sai. E in quello Nikolai ti si avvicina e ti fa, caro amico Barin, si avvicina non minaccioso. Ah, caro fratello amico Barin, posa di pistole, noi qui tutti fratelli, sì? E dimmi una cosa, e quello che mi accusa di essere un ladro? Yuri mi ha visto che sono andato e tornato, eppure lui mi accusa di essere un ladro, indicandolo con la pistola. Dimitri bere molto di sera, tu devi perdonare Dimitri. Io perdono Dimitri, tu tieni a cuccia Dimitri. Tu però ha sparato a Dimitri. Beh, per forza Dimitri mi ha caricato, Cutanio lo può dire. Fratello, confermo, Dimitri era bellicoso. Un pugno è un pugno, una pistola è una pistola. Un pugno l'ha preso il muro se non mi ero schivato, la pistola è stata solo di striscio. Però fratello Nikolai, tu devi valutare, Dimitri alto, lui basso, molto basso.
no? Sai come sono fatti, piccolini, tozzi, brutti, no? La differenza di altezza è compensata dall'arma. Io capire, io Dimitri, tu intanto va a sedere di angolo e Barin tu sedere Nicolai, di angolo. Nicolai, ecco Dimitri, vai alle lastre. Io metto via le mie pistole. Tu ora ci sei, te hai capito la situazione, io le metto. Ora noi capire, tu Dimitri adesso sali con me, sistemare mano che mi sembra un pochino rotta e poi tornare a parlare con fratello Barin, sì? Come volete, ma che non mi si venga accusato un'altra volta di essere un ladro. Beh, tutti noi ladri, no? E ti dà una bella paga sulla schiena. Non in quel senso, non tra fratelli. Un ladro è sempre un ladro. Tra fratelli, tra amici e tra parenti, soprattutto con di parenti. Oh, sei quasi la tua filosofia, non la mia. Non tra parenti. E prende Dimitri un po' sotto braccio e lo porta su, anche perché è mezzo ubriaco, con la mano rotta. Quindi, tornate a essere da soli nella stanza. Bene, tu lo sai, vero, che da questo momento abbiamo pochissimo tempo per levarci, perché questi due tornano giù armati fino ai denti e ci fanno un culo così? Sì? Andiamo a cercare Alarico? Forse è il caso di andarlo a chiamare, uno. Secondo, forse è il caso anche di cominciare a mettere a ferro e fuoco questo posto inutile. Ha uno scantinato alla locanda? Quando Barin aveva fatto un giro fuori non aveva visto botole o finestrelle che dessero su un seminterrato, però magari da dentro, dalle cucine dove non siete stati. Io provo ad andare in cucina a vedere se noto qualcosa. Io penso al piano di fuga e all'esplosione. Ok. Quando ti avvicini alla cucina c'è Yuri che era nascosto dietro alla porta. Non ti sembra essere il più coraggioso del gruppo, né il più forte né il più aitante, in nessun modo. E infatti era nascosto dietro un mobile dopo che ha sentito il colpo di pistola. E ti guarda e ti fa: se voi ha bisogno di bere, prende quello che vuole, anche mangiare, tutto vostro. Io qui per aiutare, sì? Yuri, tranquillo, è che i profumi della mattina mi hanno risvegliato un certo languorino in pancia. Volevo andare a mangiare qualcosa, però mi volevo decidere io. Tu stai tranquillo, fai le tue faccende, tanto siamo tutti fratelli, no? Assolutamente sì, voi amici di amici, io amico di amici. Certo, tu tranquillo, rimani dietro la tua credenza, anzi se vuoi entrare in un cassetto, vai tranquillo. Io credo che avere da fare fuori. Vai, fuori, vai, se hai anche occhio però, perché sta cominciando una tempesta, quindi fai veloce. Sì, c'è da preparare il carro, va. Carro? Io non ho visto nessun carro. Non so di cosa parlate. Carri qui non si erano mai visti in giorni. Bravo, era un test. Gli faccio l'occhiolino proprio, quello fatto male. Esce dalla cucina e fai un giro della cucina abbastanza rapidamente. C'è in effetti una piccola botola. Non deve essere un enorme scantinato. Deve essere giusto un magazzino dove tenere qualche bottiglia e un po' di verdure. Beh, io provo ad aprire per vedere cosa c'è, se qualcosa. Tiro sulla botola. Aprendo la botola, da sotto in effetti viene odore di ortaggi e polvere, comunque. Per quanto sia usata per portare dentro e fuori gli ortaggi, è pur sempre una cantina, quindi umidità e poca pulizia. Ok, quindi proprio cantina di cucina. Sì, da quello che ti pare sì. Se vuoi fare una prova di osservare per vedere se c'è qualcosa di strano. Perché no? Allora. Allora sono 4 blu, 2 gialli, 1 bianco e la difficoltà. Difficoltà è 3. Oggi siamo alti con le difficoltà. Niente, fallito. Un fallimento è un vantaggio. Il vantaggio è che nessuno ti ha visto entrare e da sopra non ti hanno sentito, perché evidentemente sistemare la mano rotta sta prendendo più tempo di quanto si aspettassero, e Yuri si sta tenendo ben lontano dalla locanda in questo momento. Ma la mano rotta vengono a chiedere a me? Tu prendi il braccio, quindi.
sempre guarito tutti benissimo. Sì, quello è vero. A parte che loro non lo sanno, e poi in ogni caso non ci sei, quindi... No, no. Uno lo sa. Nicolai. Nicolai, sì, però non c'è. Però non hai trovato nulla, no. Cioè ci sono proprio solo casse di roba, qualche bottiglia, poco altro. Ok. La cosa più interessante che trovi è un barile di una birra che viene chiamata Thunderwave, che è la birra umana più famosa tra i nani. Ok. E viene prodotta qui vicino, a Schmatzplatz. Okay. Vabbè, torno su allora e vado da Barin e gli dico: guarda che sotto c'è una birra che forse ti piace. Ti sembra il momento di pensare alla birra? Beh, vabbè, ti rispondo da fuori. Pensate sempre alla birra. Non in questo momento. Dio mio, c'è una finestra che dà sulla direzione dove c'è la del prato di Alarico? Sì, io c'è anche la porta in realtà. Io sono in cucina a cercare alcolici belli pesanti, se ce ne sono. In cucina no, ma nella cantinetta lì sotto sì. È tutto di sotto. Io vado, apro la porta, vedo lui, lo vedo dalla porta. Sì, ora a un centinaio di metri. Fischio di marina. Gli faccio cenno con la mano e poi gli dico: strani suoni questa tempesta. Si è rimpallato? Pare di sì. Ma andremo avanti lo stesso. Lui si gira, mi sente, mi nota o devo andare da lui? In posizione plastica, Gianni. Esatto. Ormai questa qui è la foto che voglio sulla lapide. Vabbè. Okay, se me la tenete, per favore. Sei proprio ci tieni. Allora. Lui ti sente, se vuole. Vuoi? All'inizio penso che strani suoni che facciano questa tempesta. Se fischia più volte lo sento. Sì, sì, va bene. Faccio il classico fischio modulato di marina. Saluto. Faccio cenno ad ampie bracciate di venire verso la locanda. Mi avvicino. Lo raggiungi. Alarico, caro. Io nel frattempo sistemo qualcosa in cantina. Fratello mio. Accanto ai liquori. È giunto il momento che loro vadano a morte. Dove è andato Viola? Vuoto. Ora? Ora. Non volevate farli mangiare prima? Non mangiano. Anzi, è facile che tra poco non ci sia più un nano. Mi vergogno di me a dire che dobbiamo intervenire prima che il nano muoia, però... Beh sì, dobbiamo intervenire, sicuramente. Compagno Barin deve essere sotto la cantina. Deve essere aiutato. È stato. Vogliono ucciderlo? Sì, l'hanno siamo scoperto. Sulla strada. Sì, ha messo le mani. Posso fare una prova di intuizione? Vai. 3 più 1 più 3 blu. 3 più un giallo. Più un giallo. E intuition a int, sì, un bianco. Ok, difficoltà sarà la tua disciplina, la tua disciplina. La mia disciplina giusta? Nessuna. Quindi niente di carisma hai, di fellowship? No, willpower. Di willpower 2. 2, quindi la difficoltà è 2 con la base. Ok. Comunque un fallimento, ma con un vantaggio. Vai avanti. Vado avanti cosa? Quello che stai dicendo. Cosa stai dicendo? Detto, mi ripugna dover difendere un nano, però l'hanno minacciato, l'hanno aggredito, gli hanno detto che lui ha rubato delle cose nonostante è evidente che non l'abbia fatto. Beh, non lo conosco abbastanza, ma penso di sì. Non hai sentito il colpo di pistola? Barin ha sparato contro uno dei due. È molto arrabbiato. E quindi? È stato solo per l'intervento di Mor che Barin non è stato ucciso. Questo è un segno. No, se fosse stato per l'intervento di Mor, compagno Cutalion sarebbe morto. E no, è l'altro che si è fatto male. È lui che deve andare a Mor. È stato questo il segno. Beh,
Barin era comparso nella prima visione. Appunto. Se lui pensa che debba andare a Mor, allora mandiamoli. Sì, credo. Conosco bene la strada. Va bene. Se vuoi, Barin ti potrà dare ulteriori elementi per rafforzare questa cosa. Appena ne vediamo uno, partiamo? Direi che è una buona idea. Il compagno Barin dov'è? È seppellito in una botola. Che beve. Vedo qualcuno dei tizi? Fuori per strada no. Vabbè, Yuri è uscito prima, ma probabilmente non tornerò in giro per la campagna. Era dentro in locanda. Ok. Non vedo nessuno? No, in questo momento in locanda non vedi nessuno. Io scorto l'Arico. Cerco uno dei criminali. Barin, la finiamo qui? In che senso? Nel senso che Alarico è caldo. Anche questo posto sarà caldo fra un pochino. Ah, quindi dobbiamo fare in fretta perché Barin lo fa saltare. No, a comando, non ti preoccupare. Quindi possiamo fare con calma. Lo fa saltare, Barin lo quindi mediamo in alto. In che senso? Non in quel senso. No, non saltare nel senso fisico. Ah. Lo farà saltare nel senso che... Beh, forse sì. Allora forse è meglio uscire da qui. Dici, lo facciamo saltare e basta? Con l'effetto da moglie. Beh, andiamo a vedere di sopra. Andiamo a vedere di sopra. Barin, noi saliamo. Io salgo di sopra. Anche perché ti stavo per dire, non trovi nessuno, ma senti rumore al piano di sopra. E se intanto volevo andare alla porta, quindi. E infatti Pietro adesso dalla chat ci chiede, quando la mandate a fuoco questa locanda? Tra pochissimo. Adesso. È arrivato in orario. Esatto. Just in time. Al piano di sopra la porta è stata richiusa. Ma che pacco sto Facebook, oh, mortacci di Zuckerberg. È stata richiusa dietro. Questo deve essere un'antica preghiera di morte. Sì, è l'antica preghiera da guerra di morte. All'apostolo Zuckerberg. Esatto. È colui che durante lo scisma esatto. ha deciso di seguire il corvo blu. Che poi è Zenge, quindi. Esatto, è Zenge. Zuckerberg è un cultista Zenchenberg. Nürgelberg. La porta è stata richiusa, però sentite da dietro le urla di un urlo sommesso di Dimitri mentre gli rimette a posto le ossa della mano. Chi? Nicolai. Altre voci. Ah. Sono andati su in due. Voi aspetta un secondo, non è quasi finito di sistemare mano. Oh certo, fiamme, aspettate, stanno finendo di sistemare di la mano. Senti, qualcuno si scapicolla verso la porta della stanza. L'ho detto ad alta voce, sperando di farmi sentire da qualsiasi cosa, stia accendendo qualsiasi cosa. Apre la serratura che da dentro si può chiudere. Che cosa avete fatto di mia locanda? E ti sposta per andare oltre, verso le fiamme presunte. Attenzione, minchia. Se lo sento scendere le scale, e sento che è sì, lui. È grosso. Scendendo Nicolai. Parti il Red Bear Cocktail potenziato da 10 kg di esplosivo e liquore. Va si bene. Chiama Amphos l'esplosivo. Vai. Ballistic verso defense. La sua difesa è 2. Io entro nella stanza. Io uso tutti i stessi verdi perché ci ho messo un sacco di tempo per prepararmi. Io entro nella stanza. Sì. Do un'occhiata velocissima senza stare attenta ai dettagli, ma mi rannicchio dietro la porta spaventato, tipo abbassato in giro, che se avessi paura delle fiamme. Tu sei fuori, vero? Spero. No, io sono sul pianerottolo della stanza maledetta dietro di lui. Beh, no, le scale, l'importante non è essere... Ok, no, tranquillo, le scale non le faccio. 3, 1... Scusa, questo era un... Dato bianco. Voglio sembrare il più indifeso possibile. Visto che lui ha chiamato il codice rosso, io mi tuffo dentro la stanza. Io mi metto a tremolare in un angolo. Porca puttana, se si fa male... No. Chi? Come no? Ah, quello là, sì. Due successi e 4 vantaggi. E ci dice che 2 successi, 10 danni, vantaggio e un danno ad aria. E siccome era predisposta anche per dar fuoco, okay, c'è danno un ad aria con 4 vantaggi. C'è un ritorno di fiamme. Locanda in fiamme. Locanda in fiamme. Dalle Locanda in fiamme. Dalle fondamenta.
È un complotto. Volevo dire a Pietro che non è il classico incendio, perché qui abbiamo una detonazione, direi, di tutto rispetto. Sì. Neanche stato volontariamente. Esatto, innescata, quindi è proprio un attentato. Voi da sopra sentite... faccio ancora più spaventato. Il merlo inizia a sbattere le ali. Cosa ho visto guardando? Allora, fai una velocissima prova di osservazione. 3 un bianco. La difficoltà è 2. Perché non si aspettavano che qualcuno entrasse nella stanza. 2 successi. Con la sguardo veloce. Cosa allora, hai notato che... Vabbè, Dimitri è in un angolo che si sta sistemando ormai da solo la mano. Il merlo è sul bordo della finestra. Ah. E ci sono delle specie di anfore o qualcosa del genere. Sembrano più degli incensieri quasi. Perché c'è una piccola fiammella sotto e un fumo un pochino verde che esce dall'incensiere / qualche cosa, quello che è. Che sta riempiendo la stanza. E c'è una donna, avrà sui 55-60 anni, è seduta su una sedia, ti sembra che non ci sia più con la testa perché ha gli occhi sbarrati aperti e ha una strana pietra legata sulla testa. Lui si è lanciato anche nella stanza. Sì, sì. Io sono inchiato dietro la porta guardando, cioè cercando di passare non inosservato, ma di non essere una priorità. Quando sentite l'esplosione da sotto, la donna non fa il minimo cenno, come se non avesse proprio... Anche se trema sulla sedia un attimo. Trema la sedia. La sedia, no, trema sedia. Lei. Trema la sedia perché trema la sedia. E, invece Dimitri si alza e sta correndo verso la porta, dove c'è in questo momento anche Cutalion, però, che si sta buttando nella stanza. Ok, riesco a sgambettarlo per farlo cadere verso le scale? Fai una prova di coordinazione. Wow. Cadere chi verso le scale? Allora, Dimitri. 4 blu sulle scale, perché non ci sono più. Giallo e la difficoltà è 2 perché Dimitri è un grosso bestione, ma porca puttana. No, dai, c'è anche un vantaggio. Elimini la stella col vantaggio e sono 2 successi. Abbiamo sempre fatto così. Quanto tempo fa era quella puntata che abbiamo giocato il background? 2 puntate fa. No, quanti anni il gioco? non è chiaro, non l'abbiamo detto. Quindi ditemelo voi che eravate i protagonisti. Saranno meno di 10 anni? Io direi 5. 5 anni. Va bene, 2 successi. Gli fai lo sgambetto mentre lui ti stava spostando per uscire, ritenendovi degli stronzi ma non una minaccia così grave. Mm-hmm. E invece tu lo fai cadere e lui ricade sulla mano appena sistemata. Mentre una vampata di fiamme gli arriva quasi addosso, perché le scale, ci sono le scale non ci sono più e le fiamme stanno iniziando a consumare un pezzettino del non enorme pianerottolo. Posso fare un'azione io? Io mi lancio e in tipica azione fantoziana prendo la vecchia. Prendo la vecchia. Ma lo annunci? Prendo la vecchia! Prendo la vecchia, no, non dico prendo la vecchia. Però prendo la vecchia e mi lancio dalla finestra. Grandissimo, bellissimo. Con la vecchia. Ok. Perché nella mia mente volevo spaccare i 2 bracieri e togliere la pietra alla vecchia. Mm-hmm. Non faccio in tempo una cosa molto rapida. Il modo migliore per togliere la vecchia da vicino ai bracieri e in caso togliere anche la pietra è prendere e lanciarmi fuori dalla finestra. Tanto le ossa si curano. Ok, fai una prova di coordinazione pure tu. Beh, prendere la vecchia la prendo. Io ti volevo dire. Sì, prendere la vecchia la prendo. La mia azione successiva, che io ho fatto partire l'esplosivo dalla stalla. Quindi avevo detto che prendevo il carro come via di fuga. Ok. Ci può stare per fortuna che mi trovi sotto. Agilità 2. Mi uso un dado fortuna. Uno solo. Più 1 di fortuna del gruppo. Sì, perché... sì, questo sì.
Perché lui sta arrivando col carro. Perché lui sta arrivando. Adesso vediamo se fa in tempo. Ah, la vogliamo rapire. No, io veramente. Mi stavo dando una via di fuga. Lui voleva dare una via di fuga e tu stai cercando di cadere nell'esatto momento in cui lui è sotto. Sì, ma per te no. No, no. Ho fatto esplodere le scale dopo l'avvocata per me. Mi prendo un dato fortuna, quello lì, un difficoltà 2. No, la difficoltà è 4. Ma anche facendomi male. Appunto. È difficile saltare. Ok. I dadi in più servono perché è più probabile che tu ti faccia male. Ok. Però così se faccio 3 stelle per caso sbatto contro la finestra tipo falena. C'è anche quello. Hai voluto fare. E ci sono le stelle del caos qui. No, però. No. No. Un fallimento, uno svantaggio. Ok. Il mio scopo era lanciarmi di sotto e attutire con la vecchia. Quindi in la vecchia era... sei tu che attutisci con la vecchia. Ok, però sfondo la finestra. Sfondi la finestra, voli di sotto, quasi prendi il carro. Completamente il carro. Lo metto di schiena, tipo quelli che fanno skateboard. Esatto. Lo metto su YouTube. No? Esatto. Che chi guarda fa. Ah! Ti becchi direttamente una ferita. Non è critica. Okay. Però è una ferita che non c'entra con i danni. E le tolgo il nastrino. Ah, non ho fatto tempo a dire saltate. Io sono esterrefatto da quello che ho visto. Ho visto lui che è. Io gli faccio cenno con le dita incrociate per fargli ok. A Bari gli faccio. Sì, perché non avrei un cazzo di più. Ha spolmonato, sì. Ha un polmone dentro al carretto sparso da qualche parte sul fiore. Cutario, chiappa al volo qualcosa, Cutario, e salta! Fai una prova di iniziativa a questo punto con Dimitri. Quindi non li uccidiamo. Io Dimitri. Se mi avete lasciato Nicolai... con Dimitri. Ma io volevo ucciderlo Dimitri. Se Dimitri adesso uccidere Dimitri dove mi stare la finestra e il fuoco. Un pezzo di stesso Cutario. Allora. Dunque, prova di iniziativa, quindi agili. Cazzo, fanno male le tue bombe, oh. Minchia. Vabbè, c'era anche 10 kg d'alcol sotto. Ah, giusto, sì. 4 successi. Sei primissimissimissimo tu. Ok, allora io vado verso l'incensiere e cerco di buttarli a terra verso Dimitri. Ok, in modo da dar fuoco anche a questa parte della stanza. Esatto. Ok. Quando li butti per terra, però, mi fai una prova di resistenza. Ok. Resilience? Yes. Cutalia, vieni da noi! Ti do difficoltà? La difficoltà, te lo dico subito. Allora, dico la difficoltà è 2. Ma con 2 neri, perché la stanza è parecchio piena di... Satura. C'è un bianco in più, Ho un bianco in più? Sì, perché mentre ero per terra ho fatto... Ok, hold the door. Ho pregato more. Non deve essere abbastanza. Assolutamente 0. 0 completo. Esatto. Il che è già un successo. Visto però inizi a tossicchiare e a respirare male. Mm-hmm. E ne prendi solo uno. Che? Ma ne prendi uno. Quello è un tassellino della corruzione. Ah, che va messo? Nella scheda, da qualche parte. Sei rot. Quando arrivi a 10 succedono cose brutte. Inizia a mutare. Possono essere cambiati, cioè non possono essere tolti? In teoria... No. Da un'orientazione, credo, lore, no. Poi magari ci sarà qualche nel modo. Senso che ancora è solo un piccolo accenno di corruzione. Sì, no, era per sapere se esiste... No, però non puoi toglierla. Almeno per quello che conosce la gente in giro, i minimi livelli di magia. Magari si può fare, ma deve essere qualcosa di grosso. Sì. Ah, ok, era per capire se era una roba tipo benedizione. No, c'è bisogno di qualcosa. C'è bisogno di grosso, sostanzioso. Ok, perfetto. È giusto per capire il livello di importanza di questa cosa. Però riesci a buttare per terra i bracieri che iniziano a dare fuoco anche a questa stanza. Dimitri però ha deciso che se deve morire, tu morirai con lui. Non avevo dubbi. Vabbè, ma cioè, non puoi scappare per un attimo, adesso tocca a lui. Ti puoi prendere stress e fare manovre in più. Ah, in effetti.
Perché non lo facciamo mai, non ce lo prendiamo mai lo stress per fare. Sì, hai ragione Roberto, ci provo. Sì. Vai, fatica in questo caso perché fatica di fare okay. un'azione fisica. In più e c'è un limite a quante puoi fare? No, puoi farne anche 3 in più e prendere 3 fatica. In teoria no, potresti fare un'azione in più. Mi lancio dalla finestra. Vai, anche tu, è una prova di coordination. Ok, quindi la 4. Difficoltà adesso è 3 perché il carro ormai nel frattempo è arrivato. E in più non c'è più la finestra. E in più non c'è più la finestra. C'è un buco. Un buco molto piccolo. Un buco a forma di vecchio. Vecchio. Ok. Minchia che tiro di me. E poi mi sono girato dall'altra parte. Allora, 2 successi, questo lo portano via. Un vantaggio. Ok. Ti lanci dalla finestra. E per tua fortuna il carro è abbastanza sotto da attutire quasi completamente la tua caduta. Ti prendi una fatica. Ok. Però non ti prendi danni. Ok. E Dimitri a questo punto... Comunque a me va Facebook. Vabbè, non sappiamo. Allora questo non è affidabile. La preview del video non è affidabile. Ma qualcuno dice che non stiamo... No, no, ma la preview è ferma da 40 minuti. So di non dover guardare la preview, grazie. No, l'audio andava anche l'altra volta. No, volevo andava. Sentire se è ancora l'inizio, tipo. Ma no, il video non è affidabile, c'è pure tipo 10 secondi di ferita, va benissimo. Perfetto, bella lì. Oh, grazie no. Facebook, sei affidabilissimo. Ma sei sito del merda. Lui che c'ha la tecnologia Mark Sigmarberg. Lui ha la tecnologia per farlo e lui si vede impiantata. Io sono con un cellulare di merda e va. Vabbè, è l'interfaccia nuova. Che meglio così, va bene, scusate. Lui si lancia. La sua prova di coordination sarà molto più scarsa della vostra, perché la difficoltà è sempre 3, ma lui lancia 2 danni in tutto. Anzi, lui era ancora anche rincoglionito, quindi anche un nero. Uglio, bene. Uglio, malissimo. E probabilmente preso dal troppo slancio. Tu che sei ancora sul carretto, tu stai per ripartire, quindi magari non lo vedi benissimo. Io non sto ancora per ripartire. Ah, non voglio ancora ripartire. Ma neanche io, se vedo di allora... fuori, voglio ripartire. Uno, voglio mandarlo a morte. Anzi, no, ma infatti tu, voi due lo vedevate perché eravate di schiena sul carretto. Esatto, siamo lì, vediamo. Io ero per fare fuoco di copertura per lui. Allora ti giri con le pistole pronto a sparare e vedi Dimitri che corre velocissimo fuori dalla finestra, saltando con tutta la sua possanza e prestanza. E va lungo. E va molto lungo. E lo vedete fare di fianco al vostro carretto. Senti una quantità di ossa che si sono rotte molto elevata. E ancora non è morto. Però è praticamente paralizzato e sta iniziando. Posso? Vai. È vicino. È tuo. Per guarirlo, perché non può morire così. Mi avvicino. Vicino alla sua faccia. Intanto il piano terra ha completamente preso fuoco. Riesco tipo a tenerlo nell'agitazione? Sì. Mi sembra abbastanza inerme? Sì, perché ha le ossa talmente... Ah, okay. Talmente allora mi avvicino al suo orecchio, tiro fuori il coltello, gli taglio la gola. Ma non si è avvicinato a curarlo perché non voleva venirla a... Voglio far finta di curarlo, per tagliargli la gola, mi avvicino molto al suo orecchio e gli dico 5 anni che aspetto un momento come questo. Il prossimo Air Star, ma tu non glielo potrai dire. E gli taglio la gola e gli do anche una coltellata nella schiena. Ok. Salve Grinan, come stai? Va bene. Nel frattempo sentite altre botti, probabilmente quelle di birra. La Thunderwave. Quasi nanica, Thunderwave, che fanno il thunder della Thunderwave. Evidentemente non è birra che un normale umano possa bere. E infatti da regole a bere una pinta un essere umano stai è già male. Steso. Perché è più un liquore che una birra. È denso. Me ne ero accorto. E infatti esplode anche la roba che sta ancora più sotto. E vedete proprio le fiamme uscire dalle finestre della cosa, lambire un pochino il carro. Dai, se sento scoppiare. Compagno Cutalion è andato a mor. E lo trascino sul carretto. Okay. Dimitri? Mm-hmm. Sì. Ah, bene. No, chi lo trascina? Ce la ricomonte, andiamo. Beh, ma
Perquisiamolo prima. Beh, ma perquisiamolo prima. Ah, ancora. Sì. Perquisiamolo prima. Vabbè, facciamolo 10 metri più là e non ingrondare di sangue il carro, che poi fanno domande. Un corvo, dobbiamo dirigerci in fretta via da qui. Sì. Alzo. Capitano, siamo pronti per salpare. E lo svengo all'indietro. E il nano salva tutti. E ci allontaniamo col carretto mentre la locanda è in fiamme dietro. Esatto, con uno sgozzato sopra. Quindi, cioè, potrà finire. No, 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 io sopra non ce lo voglio, non ce lo faccio. No, lo salire. Perquisisco. Perquisiscilo a terra. Io okay. Il carro sanguinante non ce lo voglio. Ah, visto che a me non me ne frega niente. No, in realtà con lui lo perquisisco. No, no, perquisiscilo pure, ma. Lo perquisisci e tra le cose che gli trovi addosso c'è solo. Non ci sono più soldi perché i soldi erano nello scatolo e sono stati già presi insieme a. Avevi preso anche il medaglione col ritratto dentro? Sì. Lasciato, quindi allora non c'aveva più addosso nulla. I documenti mi ero segnato i nomi. Quindi gli hai rubato tutto alla fine. Gli ha rubato tutto tranne un messaggio che aveva infilato. Ma prendo il messaggio. Pantaloni. Gli do un'altra puntellata nella schiena. Mentre lui fa quella cosa, io allontano il carro verso l'orto. Ok. E porto le piante a moto. Io gli do un'altra coltellata sulla schiena. E, ale. E poi gli faccio l'estrema unzione. E mentre faccio l'estrema unzione, gli sussurro piano perché non voglio farmi sentire da quella di sangue praticamente. Sì. Possa mordannare la tua anima. Ok. Tu non sei giocato. Io non sento niente. Io sono a sparire. E poi torno da loro. Rosmarino, sì. Rosmarino. Sì, chiamiamolo così. Va bene. Ok, la taverna è completamente in fiamme. Il messaggio è adesso ti sei ricordato perché ti sei ricordato e facevi finta di essere rincoglionito. No, ci ho messo 5 anni per riprendermi da tutta quella droga e tutto quanto. E io essendo un professionista. Tutta anche un po' la malattia mentale, ho visto veramente mor le visioni e tutto quanto. Il mio obiettivo è far arrivare l'anima di Elstar che mi ha messo dall'inizio in quella situazione a mor. E vedi il biglietto che c'era su Dimitri, è uno di quei biglietti che usavate anche tu e Barin per comunicare con Elstar, scritto in codice. E fai una prova di intelligenza. Scaldagheri, se ce l'hai, ti dà un. Scaldagheri adesso no, perché sono ancora traviato da tutto quanto. La difficoltà. Mi uso 2 punti di fortuna. Ok, li volevo usare per tirare una cometa sulla schiena di Dimitri. No, non c'è stato bisogno per fortuna, no. Prima che si buttasse e si ammazzasse da solo. Okay. La difficoltà è 2 più un nero, perché comunque fai ancora fatica a ricordare alcune cose. Un vantaggio e una stella del caos. Non me lo ricordo, ma riesco più o meno a capire l'importanza da quanto è scritto, da quanto è. Non cosa dice, ma quanto è importante. Ti sembra una roba abbastanza importante e pur non capendo il codice con cui è scritto, chiaramente sta parlando di qualcuno. Persone, più persone in realtà. Mm. E è firmato S. Raggiungo compagno Barin all'orto. Compagno Barin aveva questo e glielo do facendo, ignorando tutto. Io finisco di raccattare la salvia. Ok, segnati che hai piante aromatiche, tra virgolette. io dormo. La pietra sul ciondolino è verde? No, la pietra sul ciondolino non è assolutamente verde. Il ciondolino è più una specie di... Tiara. È un pezzo di pelle conciata in qualche modo e la pietra è più azzurrognolo grigiastra che vede. Non sembra una muta pietra. Ok. È abbastanza rozza di fattura, però non sembra. E la vecchia c'ha roba addosso, no? No, la vecchia è vestita con una veste giusto perché la vecchia è messa sul carro. Vestita. Ce l'hai fatta te. Ce l'hai buttata. Non la fai salire la vecchia sul carro. E ce l'ha già. Non la vecchia fatto. Immagino che sia. Morta dalla caduta. Tu hai attutito la caduta della morte della nonna. Ottimo! L'hai portata via intera. Hai fatto da materasso. Hai ragione.
E ci sono delle scritte incise sulla pietra. Posso fare un education? Puoi fare un tiro di education. Mi dai... aspetta, perché ne ho un po' io. Dimmi. Sono... Tu intanto sei lì per fare il coso del... Non c'è del scritto. Codice. Qual è la caratteristica di education? Difficoltà sono due. Education intelligenza. E ce l'hai tu? Sì. Ok. Tira. Quindi sono 3 più 1 giallo e 1 bianco. Difficult? 2. La difficoltà, sì. Anzi, 1. La difficoltà, perché se vuoi capire che lingua è... Se vuoi capire anche cosa c'è scritto, no, allora è c'è 2. Scritto, dammi allora è 2. Un'altra cosa. Erano 3 successi in vantaggio. Adesso ti dico cosa c'era scritto. Questo cos'era? Vuoto? No. L'ho toccato. Era... Ritiralo e fai prima. Questo se ne va con quello. Questo se ne va con questo. Il giallo però è da ritirare. Sì, il giallo è da ritirare. Niente. Un vantaggio. Ah, non capisci cosa ci sia scritto, però è elfico. Quindi stile signore degli anelli, non capisco cosa sia, sembra elfico. Dimmi Alarico, scusa, scemo, chi legge? Schiacciando un pisolino per rinfrancarmi delle mie gesta. Che succede? Elfico, compagno Cotalion. Compagno Barin, va bene. Sì, quando ho trovato quella pergamena, come l'ombra di un corvo si è posata sopra. Deve essere importante. Ora la leggo e ti dico cosa c'è scritto. C'è scritto: i due hanno lasciato la città. Se li trovi, contattami subito e saprò ricompensarti. S. Sigon. Il mago che stiamo cercando potrebbe essere Sigon. Confermato S. Chi è Sigon? Il mago dell'ordine dell'ametista. Igon. Non so. Potrebbe iniziare con la S muta. Ma non credo. È quanto improbabile. Diciamo che chi si firma per S ancora non lo conosciamo. Chi sono i due che si sono allontanati? No, Clemens. Clemens. No, finisce con CE. Non ti seguo un amico oggi, però va bene, è normale, e quindi è tutto a posto. E cosa dice? Sulla pietra vedi, tu capisci che è solo un pezzettino di qualche cosa, infatti da come è fatta la pietra è un pezzo di qualche iscrizione più grossa che è stata spaccata fatta a pezzi e questo è solo un pezzettino. Capisci giusto qualche parola che c'è scritta sopra. Azir, che è la parola elfica che indica i venti del caos e della magia. Ok. Nexus e Belshanar. Belshanar era un regno di molto prima che gli umani mettessero piede nel vecchio mondo. Non pensai a identificare. Posso rubarti? Sì. Grazie. Qui parla di tenere d'occhio quelle due persone. Quindi, che hanno lasciato la città. Due persone hanno lasciato la città. Allora, mi hai detto. Chissà chi sono. Venti del caos. Nexus. Beh, noi siamo in 3. Noi siamo usciti in 4. Nexus. In 4. E Belshanar. Se qualcuno non contava Olaf, come si chiamava? Saremmo comunque in 3. Giusto. E quella è la carta dell'oggetto. Almeno che non ti abbiano dato del grasso e quindi ti contino per 2. Impossibile, ma sono alto alla metà, quindi contano. Magari contano per larghezza. Oh, fattibile Alarico. Comunque non saprei dire, a meno che qualcuno di noi non sia importante. Quindi è io, Alarico, Cutario e Alarico. E vedete che la tempesta è sempre più vicina. Anche perché state andando nella direzione. Potremmo ripararci nella locale. Ah. Verso Schmarsplatz. Schmarsplatz. A meno che non vogliate tornare ad Aldorf. Ma No. Direi che la locanda non ci può proteggere dalle intemperie. È la vetutura. Però è un posto calducino. Ah sì, caldo è caldo. Caldo è caldo.
Proseguite verso nord e la tempesta finalmente vi raggiunge e la pioggia è parecchio pesante. Fate fatica a vedere più lontana di qualche centinaio di metri. Il carro era quello dei il commercianti, era... quindi dietro doveva essere coperto. Sì, dietro è coperto. C'è un buco dove il guidatore, il guidatore no, e comunque è stato sfondato dalla ricola vecchia e vabbè, ma un telo, cioè un mantello da viaggio sopra ce lo possiamo mettere per tappare un po'. Anche lì la sagoma della vecchia. Ci darà delle grandi soddisfazioni la vecchia, secondo me. Non so, sai. Comunque, arrivando verso Schmatzplatz, vedete che è una cittadina un po' più grossa di quello che vi aspettavate. Mm. Sta praticamente dove si incrociano due fiumi. E uno dei fiumi è uno di quelli belli grossi che arriva praticamente fino ad Aldorf. Mentre l'altro è il fiume Töfel, che è quello che invece va verso ancora più verso nord. Mm-hmm. La città si trova al centro, è abbastanza grossa e fortificata. Vedete quella torre bizzarra salire effettivamente sopra i tetti della... Ma c'è anche l'orologio? Da qua è difficile, riuscite a malapena intuire che c'è la torre perché svetta abbastanza rispetto al resto della città e si vede che c'è qualcosa di più alto. Cutalion, cosa vedono i tuoi occhi da elfo? Giusto, è andato più giù. No, era mattina quando avete dato la locanda, quindi ancora mattina. In questa ambientazione non vedono meglio. Quello che vedono i tuoi, idiota. Che cazzo vuoi che veda? E mano a mano che vi avvicinate... notate anche che la porta a sud, mm-hmm. quella da cui state a cui state arrivando voi, ha una specie di torrione davanti che costituisce la porta, e quando siete ormai vicini vi pare di notare che su questo torrione siano montati due cannoni. Ok. Fammi una prova di osservare. Osserva. No, contro palma no. Allora, la difficoltà è 2, ma c'è un nero per la pioggia. Ma i nani non soffrono del... Ah no, c'è un cazzo. Allora, 2 successi. Uno dei due cannoni è uno di quel è quello che hai costruito per Airstar. L'altro è una copia fatta sul progetto del tuo cannone. Quindi avendoci lasciato il nome dentro è mio, ok. Quindi, vedi che dovevano essere uccisi tutti quei figli di puttana? Quindi ti viene in mente che probabilmente Herstar o è una persona importante o vive direttamente qua. Va bene, a meno che non abbia venduto il cannone a qualcun altro. Cazzo, mica se è qua. Per te, per me è una persona. Mica, Dimitri è stato un caso completamente casuale. Non era assolutamente nei piani di nessuno, almeno non dei miei. Però era lì. Per il resto vedete che la città vi sembra abbastanza viva nonostante la pioggia, e la strada principale da cui entrate è una strada bella grossa che vi pare portare alla piazza centrale, che è la Schmatzplatz, dove si trova anche la torre. A me da andare alla piazza centrale non me ne importa un tubo, io mi fermerei su una taverna. Sentendo le voci di non andando in una taverna a pezzenti, perché i soldi ce li abbiamo. Offri tu. Vabbè, quanto costa una stanza? In una taverna non di... Solo la stanza o anche con il cibo? Stanza e cibo. Per 3? 4, c'è la vecchia. 4, c'è la vecchia. La vecchia mangia poco, la vedi, è rintontita. Ma questo non interessa. Ti sto guardando da Madrid in ferie. Vabbè, hai ragione, la metto nel baule. La portiamo su. E dovrebbero essere all'incirca 10 pezzi di rame. Che in argento è? Poco, per un terzo. Un terzo, allora, sì, un terzo abbondante di una moneta di 10 rame a persona? No, in tutto.
Tutto offro io, non c'è problema. Dimitri paga. La locanda facciamo ovviamente qualche domanda, chiediamo della taverna. Chiedendo, una buona taverna. Chiedendo in giro vi indicano quella che è risaputamente una delle locande migliori di Schmatzplatz, che è la Thunderwater. Viene prodotta la Thunder Wave Ale. Benissimo. Nice. Se succede così so già cosa fare. Tant'è vero che la città è più famosa. Io faccio sempre cose esplosive. Oh. La città è più famosa per la birra prodotta che per il mercato, che comunque è quello che ha fatto crescere la città praticamente. Quanto è durato il viaggio? Un paio d'ore. Beh, posso essermi guarito la ferita. Prova a guarirti la ferita. Se fai 6 stelle del caos, non posso. Apri uno squarcio nel velo, okay. Ed escono i demoni. Ok. Yuhu, davvero? Oh cazzo. Oppure si morde la lingua. Ok. Si morde, difficile. Difficile non si sa mai, sai. Nel frattempo che tu cerchi di curarti lungo la strada, attenzione, vedi che non era così possibile. Un successo, 5 vantaggi. Siamo lì, successo, 5 vantaggi. Mi curo di 2 più una critica a livello 3 e lo stress. Ma critica ma perché ho l'incantesimo di livello 2 dall'ultima sessione. La taverna di Thunderwater è vicino proprio alla piazza principale, dove oltre a quella torre che vedete ha un'insegna un po' strana, perché adesso vediamo l'orologio. Da dove siete voi non sembra che ci sia l'orologio. Non sembra che ci sia neanche, se è dall'altro lato, no, la conformazione dove lì ci sarebbe l'orologio. Per come è fatta è difficile. Okay. Vedete che rispetto a come l'avevi sognata tu è simile, ma non è esattamente uguale. Perché quello intorno me lo ricordo che c'è intorno alla torre? No, era okay, una città. Vedevo, mi concentravo solo sulla torre. La torre non è esattamente come te l'aspettavi nel sogno, perché ti sembra che questa torre abbia subito diverse ricostruzioni negli anni, solo di alcune parti che magari erano state colpite, probabilmente dato che ci sono i cannoni e la città è fortificata. Ma con stile differente queste riparazioni? Sì. Quindi da uno che non ci ha speso infiniti soldi o fatte da paura? No, non sono fatte da paura, sono fatte alla bella e meglio. Alla Fallout. Alla Fallout, cosa che ha dato il tipico aspetto a questa torre, ma che non è quella roba strana che sembravano provenire dagli elfi, un po' dei nani, spezzata, no. È solo che è stata ricostruita più volte da diverse persone, probabilmente andando al risparmio. Quindi è solida. È abbastanza solida e adesso non sai che cosa fosse prima, a meno che non vogliate fare una prova di storia un po' difficile. Education. Io ci provo, anch'io. E quello che sicuramente sapete, perché lo vedete, è che qualcuno sta facendo pagare un biglietto per accedere alla torre. Non tiro neanche i viola, perché ho fatto un... Vabbè, almeno faccio tutti i vuoti. Quant'è la difficoltà? 3. 3. Devo fare meno di un successo. Sì. Con 3 viola. Okay. No, non sai niente, anzi. Secondo me è reale quella del sogno. Non sei neanche sicuro che esista la torre. Mamma, anche tu. Maiala. Porca miseria. No, perché? Un vantaggio. Allora, non sai che cosa fosse prima la torre, però da come è costruita probabilmente era una torre di guardia di qualche cosa. Okay. Dall'aspetto della città e dall'aspetto della torre è sicuramente uno dei primi insediamenti che gli umani hanno fatto nella zona, quando ancora Sigmar era un umano ed era l'imperatore e non aveva ancora salvato l'impero dalle forze del caos. Ok. Mi sa che Barin... Anche perché sai che in questa zona comunque ci sono stati parecchi scontri. Scontri, ok. 2600 anni fa.
tra mamma tanto elfi, nani, umani e le forze del caos. Quindi una mucchiata insieme contro il caos o tutti contro tutti alla cacciarona? No, era quasi tutti contro il caos. La battaglia dei cinque eserciti è più o meno così. Esatto, sono schiaffi a vanvera tra tutti. Oddio. No, no, è stata più la battaglia contro Sauron. Ok, quindi tutti i popoli uniti contro le forze del caos. Anche perché è stato in quel momento che gli elfi hanno insegnato agli umani a usare la magia. In maniera salutare e sana. Ah, però già la usavano gli umani in maniera salutare. Sì, che il problema è che qui ci sono state le invasioni del caos. Ottimo. Che non era così salutare. Non 3 successi e un vantaggio. Bravo. Allora, tu ne sai un po' di più della storia del posto. E effettivamente questa città è stata uno dei centri dove si sono combattute un bel po' di battaglie. Questo probabilmente era una delle torri da cui le vedette controllavano l'arrivo delle forze del caos da nord. Io riferisco, tranne chi va a fumare. Quindi probabilmente è stata distrutta e ricostruita più volte già ai tempi, in più nei 2000 e passa anni che sono passati da allora, essendo una città apparentemente ricca, perché il mercato che vedete al centro della città è veramente grosso. Sicuramente tra i duchi e i conti che volevano mettere le mani sulla città, cannonate e palle di fuoco sono volate spesso. In più sai che ancora prima questa zona è sempre stata un po' burrascosa, perché ancora quando gli umani non avevano messo nessun insediamento qua, gli elfi avevano cercato di espandere il territorio liberandolo dagli uomini bestia. E ti pare che fosse successa poi una grossa battaglia appunto tra gli elfi e forze del caos e uomini bestia, ma si parla di 6-7 mila anni fa. È da allora che questa zona è un fulcro di casino. Chissà perché c'è il mio cannone. La zona è effettivamente un'ottima zona, perché essendoci addirittura due fiumi che vanno praticamente nord, sud e ovest, perché uno si sdoppia. Sì. E sei in una pianura, per cui vedi bene che cosa ti sta arrivando intorno. Non ci sono. Ci sono un sacco di risorse, perché c'è la foresta a due passi, è un bel punto dove costruire una città. Ho capito. Detto questo, la locanda effettivamente ha un buon odore di birra, perché la producono lì e si sente che viene consumata in grandi quantità. Io come al solito sono visto con un occhio discriminatorio? Assolutamente sì, infatti fanno un po' di storie, doveva costare 8 pezzi di rame, ma poi ti fanno il sovrapprezzo per l'elfo. Io ho pagato per una persona, non per un elfo. Gente di pregio. Sbarso la differenza. Non lo so al dire attualmente. Con me. Li ho dati prima di partire. Ho capito, pago io. Mi tocco. Pago io. E poi sarebbero i nani gli spilorci. No, i nani sono avidi, è diverso. Allora. Quindi spendo. No, il prezzo che ti avevo detto era già compreso. 10 di rame. Di sovratassa. Che mi hai detto, esatto, che era un terzo. Un terzo abbondante. Che sono... Quindi io mi devo uno e mi lascio 15. Scusa, non sono mica, cosa sono? 25. 25 monete di rame, una moneta d'argento e 10 monete d'argento. Allora 10. Giusto? Ok. In realtà potevo dirti due quinti o dirti ti rimangono, esatto, 15 monete di rame. Ma ero più stronzo e ti ho detto un terzo abbondante. Un terzo abbondante. Che ho fatto? Lascio? La quantità indefinibile. Non ti preoccupare, io mi sono scritto le conversioni, non mi imbroglio più. Oh, non t'ho imbrogliato. Ma che, sei stato gentile. La città in questo momento, c'è il mercato in piazza, quindi è bella vissuta. E ok. C'è un sacco di gente per strada che, anche nonostante la pioggia, continua con le sue cose. Vedete anche che al centro della piazza principale c'è una statua di un tizio in armatura che solleva una spada e dall'aspetto è uno di quei generali che ha seguito Sigmar
okay. In battaglia, probabilmente era un eroe locale e gli hanno fatto una statua. La statua in effetti sembra bella, anziana anche quella. Ok. Dentro la locanda, la proprietaria, vedete che c'è una donna dietro al bancone e svariati ragazzi e ragazze che servono ai tavoli. Praticamente non vi presta quasi attenzione, perché deve tenere a bada tre bambini che stanno correndo in giro per la locanda e si occupa di preparare le birre che poi vengono portate ai tavoli. Effettivamente ne viene consumata parecchia. Vi portano da bere, vi portano da mangiare. La vecchia mangia? No, la vecchia è in stato completamente catatonico. Posso fare una prova di medicina per capire cosa c'ho? Puoi provare. Vero. Però ci ho pensato prima lui. Mi capisco. Ce l'avete lì da due ore, ma... Che ci... Vabbè, io stavo guidando il carro. Maledetta Int, mi dai tre blu? Anzi, mi prendo il mio tempo, dammi tre verdi. Take your time. La difficoltà è 3. Capito. Uso un altro ultimo punto fortuna. Dopo passa Bari. Non ne sarei troppo sicuro. Invece non passa Bari. Bella roba. Bel tiro. Un successo e ci metto tot. Ci metti un bel po', anche perché sei Alarico pur sempre. E anche se ti sei un po' ripreso, ogni tanto c'è ancora. No, ricordi, ma la mente funziona ancora lenta e pacata con quella dell'Alarico. Intanto, dato che state mangiando e bevendo, recuperate una fatica e uno stress se ne avete. E tipo Gianni ha due fatiche e ne toglie una. Ok. La vecchia ti sembra che un po' fosse sedata da quei fumi verdastri che avete visto, ma ti pare, guardando poi bene la testa, che non sai bene per quale motivo, ma le è stata fatta una specie di incisione sulla fronte, in realtà un po' più in alto della fronte. Conto profonda. L'incisione ti sembra abbastanza profonda, anche perché toccando ti sembra che sia stato proprio rimosso un pezzo di cranio. Di cranio. Ah, hanno trapanato. C'è il cervello fuori? Per no, uno poi si è la ferita, okay, si è okay. Però c'è il molliccio. Però è molliccia. Ah, che schifo di schifo. E... razza? È un umano. Ma tipo vecchia. Una chislevita, un imperiale. No, ti una sembra francese. una locale. Francese. Eh sì, bretoni. No, sì. I no. Bretoni sono gli inglesi. Inglesi. I pseudo inglesi. Chi sono? Non so, quei francesi. Pseudo francesi. Mi ricordo gli estaliani che sono spagnoli. Non sono i bretoni le checche francesi, scusate. No, scusate, il francesismo. Ciao francesi in ascolto. Sotto, esatto. Era così per dire, perché non ci sono stereotipi. No. Poi Warhammer non è neanche un po' un gioco razzista. Esatto. No. Ecco, per noi gli orlesiani sono... Gli orlesiani sono in Dragon Age. Tu ormai stai giocando a Dragon Age e... basta. Bretonia, no. La Francia. Sì, ah, ok. Allora gli inglesi sono... Te lo dico subito. Perché mi ricordo che i bretoni c'erano tipo i nomi... Perché io poi mi confondo con Seven Sea, che pure è l'Europa rimodellata. Non ci sono, mi sa, gli inglesi. No. Ma ci sono gli arabi, figurati se non ci sono gli inglesi. No, giuro. Vecchio mondo è principalmente occupato dagli umani. Impero, Germania, Bretonia, Francia, Kislev, Russia, Norsca, Scandinavia, Tilea, l'Italia, Estaglia, la Spagna. Sì, è ispirata alla Francia medievale, Bretonia. Vabbè, pace. Eppure mi sembrava che ci fosse. Comunque, ce li puoi mettere. Curon, Montfort, Gisero e Knels. Cioè... Computateur. Quindi Bretonia. Bretonia. Non è bretoniana. Comunque. No, non è bretoniana. È imperiale, dai tratti. Mi sembra, anzi, anche un'altra cosa, che sia in realtà più giovane di quanto dimostri la sua età. Mm-hmm. Nel senso che è un po' come se fosse stata consumata da qualcosa. Mm. Ok. Tipo gli occhi sono più vivi della sua pelle. Che... Esatto. Ok.
E gli avventori non parlano darvi troppa attenzione, anche perché essendo una città commerciale probabilmente vedono gruppi di tutti i generi passare continuamente. Ditemi voi che cosa volete fare in città adesso. È mezzogiorno, quindi no, io è ora di pranzo. Io non lascio rimarcire la cosa, nel senso, abbiamo una vecchia, una locanda andata a fuoco, io unirei un... E qual è il collegamento? Che noi passavamo col carro per venire in questa città. Ah, come scusa! Abbiamo trovato una vecchia vicino a una locanda infuocata. Scarichiamo la vecchia? No, scarichiamo la vecchia, no, ne prendiamo cura noi, ma se qualcuno fa domande almeno... E da quando ti conosco, compagno Barin, che sei una persona molto intelligente? Grazie. Sì, sì, per me va benissimo. Almeno ne approfittiamo per sapere dove cazzo è finito. Ok. Che facciamo anche che abbia sentito il botto, perché non è passato molto tempo. La stai tenendo tu, la pietra? Sì. Secondo me ho sperato che Valerico sia morto nel botto. Forse. In realtà ha lasciato un bigliettino a te con scritto fai esplodere la locanda. Non l'ho visto. Purtroppo. Ah no, aspetta, quel bigliettino l'ho visto. Pensavo fai esplodere la Rico. Niente. Se non... Due cose. Allora, chi va da Olaf o chi va al corpo di guardia a denunciare questa Rico, cosa da direi... vecchia? Perché io vorrei esaminarlo un attimo, perché quello mi ha raccontato. L'hai raccontato le sue condizioni fisiche della donna? Sì, sì. Ok. Quello mi ha raccontato alla Rico non mi è sufficiente. Io andrei in camera con la signora. Ma le fai un'autopsia? Si fa i morti l'autopsia. Ah, no, scusa, è vero. Di morire. Scusa, mi sono sbagliato. È tuo fratello che sega i cadaveri. Hai ragione. Cosa sega i niente, cadaveri? Niente, così era un'idea. Ho ancora delle crosticine. Vado io al corpo di guardia, perché se ci mandiamo alla Rico credo che Olaf lo uccida. Quindi io alla Rico visitiamo un po' meglio la signora. Non avevo... Non è questo il destino che ha in mente per me, Mor. Ma il destino è quel che è. Non c'è scampo qui per me. Allora, Cutalion, vai verso la baracca delle guardie. Esatto. Pronto a essere preso a calci in culo in quanto elfo. Siamo un tre, elfo con un artefatto caotico elfico. Perché tutti gli artefatti elfici sono caotici. Beh, tutti gli artefatti sono caotici. Soprattutto quelli elfici. Ma mica ce l'ho in testa. Soprattutto quelli elfici, no, per gli imperiali. No, 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 ma mica me la porto dietro la pietra. No, lo lascerà a noi. Anche perché io ancora non l'ho vista. Lascia la carta dell'oggetto a chi ce l'ha. Bari, a Bara. Tieni, Barin. Si chiama... Si chiama? Gopspite. Esatto. Che vuol dire Pietro in elfico. Vabbè. Allora, innanzitutto, andando verso la strada, verso la baracca, vedi che ci sono due templi all'interno della città. Uno è il classico tempio di Sigmar, che ti sembra anche bello grosso, corposo, molto barocco, molto ricco proprio, anche se al momento non ti sembra che ci siano eventi in corso all'interno del tempio. E poi c'è un altro tempio, altrettanto grande quasi, dedicato a Shalia, che è la dea umana della medicina e della guarigione. Quella a cui ho rubato il rituale per evocare il corvo. Esatto. A parte questo, le baracche si trovano vicino alla porta sud da cui siete entrati. Okay. Ed effettivamente, perché ci sono i cannoni sopra, c'è un bel drappello di guardie. Non è molto grosso come edificio, perché ti rendi conto che poi si sviluppa più in alto lungo le mura. E all'ingresso ci sono, c'è un solo ingresso e c'è una sola guardia con una alabarda, però molto attenta, che infatti quando ti avvicini ti minaccia, si mette in mezzo. Cosa vuoi, elfo? Cercavo Olaf, il cacciatore di streghe. Dovrebbe essere arrivato qua ieri, anzi stamattina, con due suoi colleghi. E perché lo cerchi? Lo cerco perché devo ragguagliarlo su un compito che ci ha lasciato alla locanda della ruota spezzata. Bene, dimmi dove ti può trovare e gli farò sapere che lo cerchi.
Siamo alla taverna. Non me l'ha detto, sinceramente. Io ve l'ho detto. Cacchio. E vabbè, a parte te, dovresti ricordarti perché non ci sono neanche. Questo è come il fodero adesso, eh. No, non me lo ricordo io, sinceramente non lo ricordo. Però sono in taverna, posso uscire e fare... Come si chiama questa taverna, mi scusi? Come si chiama quella taverna, mi scusi? Vabbè, gli dico la strada che ho fatto a ritroso. Fai un check di intelligenza, dai, prima di vedere se te la ricordi. La difficoltà è 1. Che siamo scemi noi, non i nostri figli. Te l'ho detto 4 volte. Oh, non... Sì, no, no, è probabile che... Benissimo. Non lo so, ma è quella dove fanno la birra. Esatto. Ah beh, sì. Non lo so, ma è quella dove fanno la birra. Ah, la Thunder Water. La Thunder Water, giusto, è vero. La Thunder Water. La Thunder l'acqua water. Di la Thunder. L'acqua di... Inoltre, sembra la pubblicità di un profumo. O della Thunder. È bretone. O della Chiaro. Thunder. La Thunder è per forza bretone. Dovrei fare anche una denuncia. Alla taverna della ruota spezzata, quando siamo passati... Ah, aspetta, è quello di cui devi parlare con... Sì. E allora parlane con lui quando ti raggiunge. Va bene. Mi sembra giusto. Grazie, guardia. Elfo. Guardia. No, devi dire umano. No, è guardia. Intanto, mentre lui fa questa... Io faccio il check medico, come avevo detto. Quindi, referto autoptico. Vai. E... Okay. Oh. Era più... Provi una controtrapanazione cranica. Stavo cercando di sistemare il collo. Lo sentivo un po' tesa. Ma qui, guarda, la dico, vedi... Vedi, la dico, vedi che è molle. Oh. No, se io invece Barry lo vedo più tipo Egon quando... I filamenti di Langras. Cioè, quando chiede a cosa... A tre era, giusto. Se può prelevare un pezzo di tessuto cerebrale a Rick Moranis. Mi viene portato sul cervello per esatto. Sì, certo. Un bel po' di successi. Eh sì. È andato bene. È tutto là. È andato bene lo squartamento. Quattro successi e due vantaggi. Allora, effettivamente le manca un pezzo di cranio e... Hai sentito racconti di pratiche simili fatte da alcune tribù di mutanti che cercano di nascondere parte delle proprie mutazioni togliendo pezzi che non andrebbero tolti. Qua probabilmente era cresciuto un corno o qualcosa del genere e hanno fatto un'operazione un po' grossolana per togliere... qualcosa. Infatti, analizzando poi anche sotto alle vesti, noti che ci sono altri buboni e robe che richiamano la corruzione e le mutazioni. Fumi. Infatti, ripensando a quello che ti hanno detto Cutalion e Alarico del fumo che c'era nella stanza, ti viene in mente che erano non erano sicuramente i fumi delle piante che avete preso? No. E non erano nemmeno delle robe chimiche come potresti fare tu. Mm-hmm. Era, non sai se della muta pietra anche quella o qualche cosa di ancora più bizzarro e malato che ha causato queste mutazioni. Poi non l'ho visto direttamente, quindi... No, esatto, ti basi solo sui loro racconti. Mm-hmm. Questa però è sicuramente una mutante, il che ti fa pensare a diverse cose. Prima di tutto che se vi trovano con questa tizia non la prenderanno bene. Vabbè, io ho visitato il cacciatore di streghe, glielo dico, ah, tua. Tutta tua. Tieni la vecchia. Il problema è che vi deve trovare prima Olaf, prima di che qualcun altro faccia domande. Ma che boia, l'abbiamo chiamata subito, non era evidente, speriamo di no. Questo è una delle tue preoccupazioni. Ok. L'altra cosa è che capisci... che dove è messa, dove era appoggiata la pietra, perché era lì da talmente tanto tempo che ha praticamente lasciato il segno, non c'entra con la ferita, con il buco, erano due cose separate. Sì, non sì, era sì, stata sì, messa sì. sopra per potenziare la pietra. Le locazioni erano diverse. Quindi. Erano leggermente diverse, non c'entrava nulla una con l'altra. Ti rendi anche conto che
lo stato catatonico è invece causato da qualche droga. Probabilmente molto simile a quella che avevano dato a Olaf per tranquillizzarlo, solo in dose più elevata. Quindi lei probabilmente non sarebbe catatonica di suo. Io nel frattempo allora preparo un antidoto. Preparo, glielo tante, non gliela somministro. Qualora Olaf la volesse interrogare, gli faccio toh, queste pellicce. Okay, ci sta. E io tra sputi e spintoni torno. Io per fatto tempo chiedo ma arriva una con una campana. Comincia ad agitarla di fronte a me. Io dico, vabbè. Dietro di te per scacciarti. Ah, giusto, è vero. E una con la scopa. Comunque vorrei correggere Luca che dice: cazzo, le guardie di Temes. No, queste hanno voglia di fare, è che odiano gli elfi. È diverso, c'è cioè una notevole. Io sinceramente lì per lì ho pensato: vorrei fare, ma dovrei compilare un rapporto, mi fa fatica. Quindi già, lasciamo non fare. Non conviene. Questa ti sai cos'è, Alarico? Questa. Non ho la più pallida idea, compagno. Pietra di cervello di Pietro. Gobspite mi ha detto che deve essere quella che gli ha fatto il buco. No, non è collegata al buco. Ne sono sei certo? Sì, assolutamente. Mi fido di te. Questa donna secondo me. Non ti spaventare, Alarico. Credo che abbia un pelino di caos dentro di lei. Burn com'è? The witch. Com'era l'espressione che dicevano quei ragazzini di fianco al tempio? Grazie al cazzo? Qualcosa del genere? Sto scherzando, beh, immaginavo. No, no, ne hai segni evidenti sul corpo. Ah, quindi furono quelle mutilazioni. Le multinazioni? Mutilazioni. Ah, ecco. Il braccio che cresce un po' troppo e lo tagliano. Qualcosa del genere? Credo sia quel genere, non così esagerato. Ma credo sia quel genere di persona. Abbiamo fatto bene a chiamare un cacciatore di streghe allora. Credo che cada proprio nella sua giurisdizione. Io un caso. Sperando che ci trovi prima Olaf. Altrimenti sarà difficile da spiegare, ma magari è il nostro momento. Forse lo sguardo di More su di noi. Beh, ora. Allora siamo passati in città con una donna dentro un carro. Sembrava una vecchietta. L'abbiamo accompagnata in stanza, gentilmente. La locanda era andata in fiamme. Dovevamo salvarla, poverina. Noi abbiamo chiamato le guardie. Tutto ciò abbiamo fritto il merlo. Che non c'entrava niente. Cazzi del merlo non è un corvo. Il merlo in realtà faceva la funzione del canarino nelle miniere. Ah, giusto. Quando la stanza si saturava troppo, diceva le cose e loro abbassavano il tasso, esatto, di saturazione, capito? Sì, e soprattutto era un corvo, non era un merlo, quindi merita di morire. Esatto. Era un merlo, non era un corvo. Era un merlo, non era un corvo. Okay. Le droghe. Ma lo interpreti molto bene, Alarico. Sì, sì, ma perché mi parli nel personaggio. Ah sì, io sì, molto. Dicevo, questa pietra, chi è? Che l'ha tirata fuori? Era quella che aveva in fronte. Che ne so, io ti ho visto volare con la vecchia dalla finestra. Ah no, aveva quella fascetta legata sulla fronte, per quello pensavo fosse stata la pietra a farle quel segno. Ma sai cos'è? Una pietra elfica che si chiama Pietro. Però che fa Pietro? Una pietra elfica, cioè, parla? Pietra. Vedo delle incisioni in elfico. Sai l'elfico? Sai l'elfico? Quanto fai una prova di faccio education. Una prova di education. Di vostro voi sapete la vostra lingua e il gotico. Qua può essere che magari è una cosa che hai imparato a scrivere per fare colpo su una ragazza quando eri piccolo. E allora il trannane elfico l'ha fatto Hobbit. La difficoltà per capire. Scusa, io non tiro. Che schifo. Scusa, io non tiro. Mi ha appena paragonato il nano del Hobbit. Che schifo. La difficoltà. Figli dei poveri, senti, la difficoltà è 2. Per capire cosa c'è scritto. Sì, ok. Lo capisci. L'hai fatto, è grande. Lo sì, capisci? Sì, sì. Anche tu ti rendi conto che è solo un pezzo di qualche cosa di più grosso? E le tre parole intelligibili che si capiscono sono Azir, che rappresenta i venti del caos e della magia, Nexus,
e Belshanar, che magari tu non sai cos'è, lui lo sapeva perché era elfo. E... visto che l'education non l'ho capito, posso toccare la pietra e provare con la mia fedeltà a Mor di capire se è un brutto segno? Assolutamente sì, assolutamente sì. Anzi, ti invito a farlo. E questo, allora non lo faccio più. Preparo gli esplosivi. Perché aggiungi anche un bianco e un nero. Ok, quindi... Gnec... 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 Un bianco e un nero... Difficoltà? Due. Due... Vediamo se aggiungevo qualcos'altro di quelle mie... Quando faccio piety, no, devo avere favore meno del willpower, non è un blessing, quindi così. Però userò questa per darmi due bianchi in più. E poi prendo tre blu. No, volendo se mettessi l'altra potrei avere un altro due bianchi in più, ma... E poi tutti i rossi. Ma poi mi diventano fallimenti. Poi è un overkill. Ale... Sberle su. Neanche un vantaggio però. Tre no, gialli c'è, però. C'è tre gialli. Solo tre gialli da rifilare. Non ho fatto neanche un vantaggio però. Eccolo, uno. E due. Chiamati. Sono 3, 4, 5, 6 successi e due vantaggi. Ok. Ah! Era quell'elfico. Quando tocchi la pietra, vedi perché Alarico se la voleva mettere, però poi Lothar ha detto aspetta un secondo. Vedi il fulmine, un fulmine dalle nubi tempestose che sono sopra la tempesta, sopra la città adesso, colpire la torre dell'orologio più e più volte, come se qualcosa stesse indicando a te personalmente la torre. Hai visto anche tu? Cioè, ma sta succedendo realmente? No, è una sua visione. Cosa? Anche perché non vedete la torre da dove siete. Ah no, ecco, ricordo bene. Mor mi ha appena indicato. Quante volte è caduto? Quattro volte. Che quattro volte il fulmine è caduto sulla torre? Quattro? In questo momento... Quattro segni in contemporanea, solo per aver toccato la pietra, devono essere collegate in qualche modo. Sicuro sia morto. Lamento. La pietra? Ok. Hai la pietra. Ogni tanto ti arriveranno delle visioni. Ma posso girarla e leggere che c'è scritto dietro? Sì, sì. Più del normale. Più del normale, perché adesso anche quando c'ho voglia io. Che cazzo. Cioè praticamente ogni volta che fa una prova di intelligenza. Quindi comprati un libro, Roberto, perché dovrei appuntare chilometri di... Sì, ma alcune visioni sono proprio una roba da un secondo. Perché è molto più OP per i maghi. Eh sì, per i maghi sì. I maghi, quando lanciano poteri tipo di spell, quelli di Azir, tutti si curano. Sì. Tutti i maghi, praticamente, quando lanciano incantesimi o accumulano poteri, hanno due bianchi in più così per sempre. Caro Andrea, c'è scritto Azir sopra. Sì, Azir c'è scritto. Caro proprio. Andrea, ci dispiace non sei qui stasera, che Ral avrebbe fatto un mio. E nel frattempo anche... Non mi sembra però roba caotica, cioè se mi l'avete un cacciatore di streghe non mi spara in testa. Allora, dipende dai cacciatori di streghe, perché molti cacciatori comunque sparano prima e poi chiedono che cos'è dopo. Ok. Vediamo. Quelli grossolani sì. Tipo Olaf, non ti conoscesse. Ti ricordo che ci ha sparato proprio così. A cazzo, anche conoscendoti, probabilmente prima ti spara, soprattutto a te, e poi chiede che cosa. Io la terrei in tasca. Anche però... perché abbiamo perso il nostro inceneritore di fiducia. Basta, ti sollevi il cappuccio e copri la pietra. Ma poi in realtà tu hai avuto la visione anche toccandola con la mano. Potresti anche tenerla in tasca e funziona uguale. Come un orologio da polso. Ma più bello in testa. Ma non è così elegante in tasca. Non è elegante lo stesso, perché ti sembra che sia stato fatto con il cuoio di un maiale scoiato. Esatto, probabilmente è pelle di chiappa di navi. Finché non dia problemi con qualcuno la tengo in testa. Pelle di chiappa di Dimitri. Perché è un segno di Mor. E Mor ha sempre ragione. Mai sostenuto il contrario. Anche perché il suo sguardo deve sempre allontanarsi da me. Ne ho mandati 2/3 da Mor, quindi guarda.
Anche tu arrivi. Adesso fai una prova per vedere quanto velocemente la guardia andrà a cercare Olaf per avvisarlo. Su? Una bella prova di charm. Ok, charm. Speriamo che in questo momento Putalion stia avendo successo nella sua impresa in bianco in più. Devo dare un consiglio okay. All'elfo, metti charm. Due? Due, sì. Sì. Devo mettere cagano. Sì, no, poi tra l'altro mi odiano, quindi... Puoi usare anche la fortuna del gruppo. Puoi anche prendere dei verdi, eh. Sì, è vero. Se vuoi. Puoi anche prendere la fortuna del gruppo. Sì, prendo i verdi più che altro. Perché almeno. Puoi anche prendere la fortuna del gruppo. Prendo la fortuna del gruppo. Ma mi devi raccontare come. Okay. Io ti ho appena pregato, quindi ho un bianco in più. Perché ricorda quando Barin ha trattato con Olaf. No, in generale. Perché ricordo quando mi hanno schifato l'altra volta e non volevano che io facessi delle cose. Questa volta mi sono tenuto più a distanza, rispettando il mio essere classe inferiore, cioè razza inferiore, e di conseguenza ho stimolato in lui non rispetto, per l'amor di Dio, ma meno schifo. Ma meno schifo. Va bene, ci sta. Ma più schifo di quanto pensassi. Esatto, quindi ho fatto due fallimenti. Quattro. Quattro fallimenti. Sì, ma due si hanno dato. Sì. E in più ci ha anche messo molto. Esatto. Cosa che fa avanzare il segnalino della tempesta. No, sto cercando. Vedi, perché ho pregato per te, lo sguardo di Morsi ha posato su di te. Ah, cosa? Siccome lui? Anche a Morsi ha fatto un po'. Siccome è uscita una statistica per cui si diceva che io ero quello che tirava meglio, sto cercando di riequilibrare. No, la tredicesima era, guarda, sta recuperando la gara. Lo so. Perché quello è il Gianni che vogliamo, e il Gianni che abbiamo invitato a Fumble. Esatto. Per far fare bella figura agli altri quando tirano i dadi. Esatto. Ma far capire che non stiamo truccando i dadi. No, vi preoccupate, comunque quando arriva lo speciale di Natale non ci saranno dadi da tirare. Evviva. Per cui non ci sarà lo scontro Jacopo-Gianni su chi tira peggio. Ma cazzo, però sarebbe la sfida del... Vabbè, ci siamo già misurati a Clotos, io e Jacopo, sì, abbiamo cercato già una, c'è stata già una schermaglia. Però Clotos puoi abbassare molto la varianza del fallimento, basta che ti concentri sulle cose in cui sei forte. È vero. Ci vorrebbe un coso al dado da 20. Sì, è vero. Ci vorrebbe, sì, una sfida al dado da 20. Scusa, quello con le carte? Sì, lo diciamo adesso. Ah, okay. Sì, grande, no, sì. No, tanto siamo contenti di dirlo. A Natale giocheremo l'alba di Natale, cioè lo speciale di Natale con l'alba di Cthulhu. Yeah. Che è con le carte. Lì però le carte sono sempre le stesse. Sì, non è che le devi pescare. Ognuno ha il suo mazzo e quando tiri... Tu le peschi casualmente. Sì, le peschi. Si è sfidato su quello. Sì, ma non c'è dubbio, stai tranquillo. Cioè, sono si pronto. Possono sfidare su quello. Ma lo sai che con le carte non è la stessa cosa? Vero, tranne che a Blood Rage. Scusate, ritorniamo nell'atmosfera del Warhammer. Del Warhammer. Ok, quindi quello là non fa un tubo, io arrivo, trovo la vecchia sdraiata, lui che armeggia dentro la sua testa e... E in realtà tu hai ricoperto la vecchia. Hai visto? Ancora... Certo, ho ricoperto la vecchia. Ma magari la quattro volte il fulmine è caduto sulla torre. La pietra è collegata. Sta solo piovendo molto, non hai visto nessun fulmine cadere adesso. Te lo dico io. Sì, mi fido. Dobbiamo andare alla torre. Dobbiamo andare alla torre? Guarda, potrebbe essere una buona idea. Lasciamo qui la vecchia. Così poi ho la fulmine. No, la vecchia. Lasciamo il cacciatore di streghe. Siccome che pensano che abbiamo abbandonato la mutante. Siccome ho detto a Olaf di venire qui. Aspettiamolo. Se volete andare in perlustrazione, aspetto io qua giù. Aspettiamolo. Potrebbe volerci un sacco di tempo. Aspettiamolo. E... abbiamo fretta? Hai visto Skaven? No, francamente gli Skaven me li ero anche dimenticati nel corso delle vicende. Contento di avertelo ricordato. Grazie. C'è anche un cane rabbioso e della gente che ci osservava. Sulla torre? No, Aldorf. Non colpiva. No, vabbè, sì, certo, mi ricordo tutto. Mi ricordo anche... E lui ha un fratello? Purtroppo sì. Anche se ormai credo di conoscere meglio Baril che Pintus. Quello è stato dubbio in tutti i sensi, poi è metallo, però detta così, sì, va bene, uguale. Sì. Io Baril me lo farei. Vabbè, d'altronde Baril è l'anteriore, si sa. Alla Rico va bene, Rico va bene tutto, non è razzista, non è sessista, non è classista. Non è classista.
Sì, sì. Sono i morti, mi fanno schifo. Vabbè, se c'è qualcosa da vedere alla torre, io ci posso anche andare. Io non ho voglia di rimanere qui ad aspettare il cacciatore di streghe per l'ennesima volta. Andate, andate, lo aspetto io, tanto... Oh, beh, sì, tanto a me non mi dà retta nessuno, quindi... Esatto, lasciatemi. Anzi, se vuoi potremmo presentarci alla torre dicendo: ho trovato questo elfo orripilante che fa schifo in questo mondo e vorrei portarlo... No, quello è meglio che lo facesse Barin. No. Barin, non credo di essere molto credibile su i raggiri. Tu sei credibilissimo sui raggiri. No, io sono credibilissimo perché dico quasi sempre la verità. Appunto. Solo che nessuno ti prende sul serio quando lo dici. Sì? Per cui sei perché sono pessimo a mentire. È per questo che dici la verità. Ma lì dovrei mentire. No, basta che tu vada avanti a dire la verità. Mi hai trovato, che è quello che è successo anni e anni fa. La rotanda. No, mi avete trovato voi. Tu e quell'altra mezza tacca puzzolente che governa la locanda, che però fortunatamente non c'è, ma che io sempre l'incubo di vedere arrivare. Beh, lo capisco, Barry gli assomiglia molto. No, ma Barry in tutto sommato è l'anteriore, te l'ho detto. Lo prenderò per un complimento. Beh, andiamo. Ci inventeremo qualcosa. Andiamo alla torre. Possiamo sempre dare fuoco alla torre. Barry, sei sicuro che non vuoi venire? Tanto la vecchia non è che va via. Sì, ma se arriva Olaf... No, sto qua. Ma se arriva Olaf, bonifica la stanza e poi... Tanto da preparare l'antidoto, quindi... Ah, l'antidoto, va bene. Lo stesso ho preparato per Olaf, però ci vuole un po' di tempo, devo tirare fuori l'ambicco, quindi... Ok. Ce l'avevi anche pronto, me l'hai dato la boccetta che avevi pronta a Olaf. Ricordiamo. Certo, tieni di questo in più. Esatto. Questa. Beh, sì, sì. Va bene. E allora noi andiamo. Arrivate alla torre, che si trova praticamente davanti... Guarda, la statua del tizio in armatura al centro della piazza guarda proprio dritto la torre. Per strada, mentre andiamo, incontriamo qualcuno che sembra una persona che lavora lì nella zona, che si fa i cazzi suoi, che un non sembra una guardia. Un sacco, perché dovete passare in mezzo al mercato. Ah, ne fermo una. Scusi. Ah, buongiorno, vuole buongiorno. Frutta? Abbiamo un sacco di frutta esotica dall'est, tipo queste mele molto rosse. Sì, prendiamo un po' di frutta. Va bene, che frutta desideri, Enrico? Quella che preferisci. Sapete per caso che cos'è quella bellissima torre lì in fondo? Quella? Ma è la torre di Schmalzplatz. E ci vive qualcuno? No, quelle mele queste, sono perfette. Queste? Ah, queste ha un ottimo occhio, vedo. Scusi, diceva? Sì, la torre. Era la torre da cui... Il prode Stichelm ha guardato le armate di non morti arrivare e ha avvisato i territori vicini. Ha salvato intere popolazioni. Quindi ora ci vive il prode Stichelm? Beh, no, è morto centinaia di anni fa. Ovvio. Gli abbiamo eretto una statua per ne ricordo, infatti. E dove si trova la statua? Potremmo mettere una di quelle mele sotto la statua come donazione. La statua è... È presente quella roba con quel cavaliere che abbiamo visto che è praticamente impossibile da non vedere, tranne che per me. Oh, e si può lasciare qualcosa? Cosa preferiscono? Mi consigli lei? E gli indico la frutta. Chi? Cosa preferiscono chi? Che si metta in offerta la statua? Nulla, è una statua. Ah, e non lasciate offerte? Beh, no. È un pessimo venditore questo, cazzo. Doveva dire, certo, la papaya! E adesso chi ci vive? Beh, nella torre non è che ci viva proprio qualcuno. C'è una persona che la cura e... Oh, beh, è una brava persona. Beh, si preoccupa che questi luoghi... Ormai rimasti nella storia. È uno studioso di qualche genere. Per qualche moneta vi racconta la storia del posto e della torre. Oh, come una visita guidata. Sì, qualcosa del genere, credo. Come si chiama questo buon uomo? Schulman. Oh, inizia con la S. Sì. Oh. Schulman. Grazie, prenderò anche una di quelle. Ok. E prendo una mela di Don Mozzi.
Sono 3 monete di rame. Inizio a stare a prendere i soldi dalla saccoccia. Ci penso io. No, per riguardo 5 monete di rame che ho. Ci penso io. Tra l'altro io ho le tue 30 monete d'argento che non hai voluto. Grazie compagno. Fuori 5 monete di rame gliele do. Vedi, le avevo proprio. E avete un bel po' di frutta. Ok, io mi fa schifo. Ma io mangio anch'io. Grazie, buona giornata. Che Mor non vi guardi quest'oggi. E che lo sguardo di Sigmar vi illumini. Sempre. Il caso signore del martello. Questo qui è. E poi così scappa. Beh, così me lo nome è un gelino. Sono una razza inferiore. Non è il segno del martello questo? Non mi ricordavo che fosse proprio precisamente così. Però va bene. Ma poi sale qua. Cioè, fa sempre rima. Esatto, sì. Certo, certo. Va bene, Schulman. Ma perché ti interessa tanto il nome con la S, Enrico? Beh, sulla carta che era nella tasca di quell'uomo che ha picchiato Barin. Ah, e cosa Barin diceva? Ha detto che era un messaggio, non l'ho capito io. Ma Barin ha detto, compagno Barin ha detto che era tenete d'occhio quei due firmato S quando si allontanano dalla città. Sì, era così, credo. O forse era tenete d'occhio quelle due città quando si allontanano. Le città? Sì. E noi abbiamo detto, ma noi siamo 3 città. Forse 4 con Olaf. Io propendo 5 con la vecchia. Penso. 5 con la vecchia, 5 propendo città. Più per la prima interpretazione, cioè che quei due da tenere d'occhio si sono allontanati dalla città firmato S. Chi sono quei due? Quindi l'hai letto. Bisogna trovare S. No, mi hai appena detto tu. Il tizio ha detto che si chiama Sfronzaz. Schulman. Sempre con la S, l'importante è la S. Beh, andiamo a parlare con questo Schulman. Magari è proprio la S che cercate voi. Ma come facciamo a sapere? Posso torturarlo? Ci vorrebbe Barin, compagno Barin, con noi. Chiediamo a Schulman di farci fare una visita guidata da torre. Nel frattempo vediamo se c'è qualche indizio. Ok. Su, una botta di cultura. Siamo in vacanza. Basta che rimanga di cultura. Vi avvicinate alla torre. E effettivamente all'ingresso c'è la porta è aperta. Appena all'interno della torre vedete che c'è un tizio vestito non proprio da mago ma comunque da studioso. Potrebbe forse essere un novizio di qualche ordine che non è andato molto lontano, o forse è come Ral, un novizio che è stato mandato a lavorare a qualche parte. Il tirocinio. Le ore del tirocinio. Esatto. Il tirocinio. Sicuramente non è un arcimago da come è vestito e da come o magari finge. Si comporta. E basta. Questo non sappiamo. Quando vi avvicinate, guarda con interesse Cutalion. Non disprezzo. Ma è mai difficile che disprezzino gli elfi, comunque, in generale. Oh! Dei visitatori, prego, prego. Entrate pure nella torre di Schmarzplatz. Una mela? Preferirei delle monete. Purtroppo questa torre è molto vecchia, molto antica e le sue riparazioni costano sempre molto. Beh, non intendevamo pagarvi con una mela, era un'offerta. Accetto molto volentieri la vostra mela e la vostra offerta di essere pagato con delle monete. Quanto? In onore del nostro amico elfo potrei farvi uno sconto. Ma quanto siete educato? Mastro? Sono stato educato dalle migliori menti del Collegio Celestiale. Oh! Il mio nome è Mastro Schulman, piacere di conoscerlo. Come quelli che sono caduti dalla torre. Già, che non sapevano volare. Non ho idea di che cosa stiate dicendo, ma sono sicuro che non vi riferiate a questa torre. Da questa torre nessuno è mai caduto negli ultimi 150 anni. La torre è caduta solida. Diverse volte, però. Sembra solida. Ora lo è. Purtroppo nei secoli è stata rimaneggiata più Posso e spingere? Più volte. Certo, certo. Tocchi pure le pietre. Spingo un po'. Io tiro fuori una moneta d'argento e gliela lancio. Lui prende la moneta, la guarda e fa... Beh, non posso certo farvi pagare così tanto per un viaggio in questa decrepita e anziana torre. Dopotutto, io guardo lui. Un uomo con un tale artefatto e un elfo in questo posto sono delle cose molto rare da trovare. Io guardo lui, mi sembra che
cioè abbia voluto pagare la moneta d'argento con resto, oppure... No, io volevo proprio dargli una moneta d'argento. Ok, cioè, ma la cultura non apprezzo in realtà quella moneta, è solo un piccolo ninnolo in confronto a quello che si può scoprire su questa fantastica torre. La vostra gentilezza e la vostra generosità verranno ricordate. È importante per questa torre il numero 4? È interessante che lei faccia questa domanda. Dopotutto sì, il numero 4 è un numero molto importante per questa regione. Vede, una volta questa torre non era la torre di Schmatzplatz che tutti conosciamo e amiamo oggi. L'ho scoperto oggi. Molti e molti secoli fa, questa torre era invece una torre elfica di guardia. Pensi? Oh, tua quindi? Potresti prendere questa invece che la barca? No. Decisamente no. Potrei installare questa torre sulla mia nave come albero maestro, quello sì. Ma lasciate che vi spieghi del numero 4. Molto e molto tempo fa, si dice che alcuni maghi elfici avessero chiuso un portale in queste terre e per paura che fosse aperto nuovamente l'hanno tappato con una pietra gigantesca. 4 pietre. No, e questa è la cosa interessante. Vede, spezzata in 4. Esattamente. E la pietra è stata spezzata da un fulmine in 4 parti. Grazie, arrivederci. Io mi giro e faccio per andarmene. Purtroppo nessuna di queste pietre è mai stata ritrovata. Alcuni dicono che qualche conte o qualche duca abbia rubato le pietre e le abbia esposte nella sua camera da letto, ma purtroppo non ci sono notizie sicure di questa storia. Io sono anni che cerco queste pietre e cerco di mantenere questa torre nella migliore delle condizioni, perché spero che un giorno almeno il prode Sigmar decida di allungare il suo sguardo su questa piccola e dimenticata città. Io faccio cadere un po' di frutta, mi chino per prenderla, mi tolgo la pietra, me la metto in tasca e poi raccolgo la frutta. Io invece voglio provare a intuire se nel comportamento di Schulman c'è qualcosa che mi ricorda Egon. Vai! Bella! Bella prova di intuizione, direi. Cioè, e qua direi che lo benedico. Beh, ci sta. Perché lo sto distraendo un attimo mentre raccolgo la frutta. Difficoltà? Hai segnato la benedizione? Cioè? Bianco in più. La difficoltà è 4, perché se è veramente Egon... Beh, magari ti fai tirare 4, ma in realtà sono 2. Allora, 2 successi e uno svantaggio. Attenzione! No, da come si sta comportando, ma... più che dal comportamento, proprio dalla corporatura. Okay. Quello che ti immagini tu di Egon è che sia in grado magari di mascherarsi, che sia un bravo trasformista, ma non diventare di effettivamente... E lo svantaggio è che ti sbagli. Quindi è lui. Perché no. Lui sapeva che avresti pensato. Lo svantaggio è che... oltre a lui ti sembra che qualcun altro vi stia osservando. Probabilmente da fuori. Sì, diventa complottista anche tu. Beh, quindi che altro c'è da sapere sulla torre? Ah, prego. 4 fulmini, quindi. Un fulmine ha diviso la roccia in 4 parti. E il fulmine è stato talmente poderoso da scagliare questi 4 frammenti nelle 4 direzioni, nord, sud, est e ovest. È per questo che le pietre non sono mai state trovate. Oh, e cosa faceva quella pietra quando era integra? Era in grado di tappare il portale che si dice sia ancora nascosto da queste parti. Era un tappo di sicurezza. All'abisso. Ah, brutto. Demoni avevano ricoperto queste lande fino a Maestro Straffenberg, nostri... questo non è buono. Schulman è il mio nome. Posso chiedere il vostro nome? Oh sì, mi scusi, io sono il Capitano Cutalion. Piacere di fare la vostra conoscenza. E lui è maestro Larico. Larico. Cristofa Larico. Buon... un ottimo nome imperiale. Altre cose interessanti su questa torre. Che recentemente, molto recentemente, diciamo
5-6 anni fa al massimo, prima che io arrivassi a Schmatzplatz a curare la torre, pare che questa torre fosse un punto di ritrovo per una congrega di maghi grigi che, come ben saprete, essendo voi delle persone maghi da battaglia, di così tanta... Beh, a volte anche da battaglie, sì, le loro illusioni sono in grado di confondere i nemici più astuti. Ah, i grigi, sì, sì. Come quello che si è ucciso nelle foglie. Ecco, sì, se non entriamo proprio nei particolari. Ma, Come quello che si è ucciso da qualche parte sotto Aldorf. Ecco, appunto. Io mi passo la non mano. Non sono particolari, non ho detto le foglie. Beh, purtroppo molti maghi non sono in grado di gestire il proprio potere e finiscono per abusarne o per esserne abusati. Azir. Era una congrega di maghi grigi. Finché non sono stati scoperti, hanno deciso di andarsene. Ah, giusto, perché loro si celano nell'illusione e quando vengono scoperti vanno via. Devono essere molto divertenti le serate tra maghi grigi. Ah sì, non si vedono. Beh no, con tutte le illusioni potrebbero creare dei programmi. Ah sì, tipo me ne viene in mente uno intelligente. Tipo chiudere tutti dentro una stamberga e vedere come si comportano tra loro. Beh, guardando sì, dalle finestre. Fare, magari lo fanno per quello che si isolano. Può darsi. Se volete fare un giro della torre sarò più che contento di mostrarvi... Sì, ho visto un cannone sulla cima. Beh, non di questa torre, è il del torrione all'ingresso. Ah. Beh, or dunque, vediamo questa torre. Sono stati donati da uno dei benefattori di questa città. Ah, sì? Ma questo benefattore... Come si chiama? Come mai ha fatto questa donazione? Ma come si chiama soprattutto? Per pregare per la sua anima. Il nostro... Il benefattore di Schmatzplatz si chiama Magnus Gottschalk. Ah. Ha donato questi cannoni perché la sua famiglia è una famiglia molto ricca e lui è il sacerdote di Sigmar del tempio di Schmatzplatz. Ah. Beh, dovremmo andare a ringraziarlo per tenere la città così sicura e noi poter dormire protetti dalle orde di mutanti, caos, ladri, banditi, tutto quello che circonda le terre selvagge. Vediamola questa torre. Sì, dopo... prima la torre sempre. Come si chiama il tizio? Gottschalk. Devi dirlo però con Gottschalk, se no in tedesco, se no non vede. Grappa. A proposito, mi passi un barilotto di cognac, che credo sia l'ultimo. Ci sono ancora quelli al Kirsch. Ma a me quelli al Kirsch non mi sono dispiaciuti. Beh, ma la torre... Ringraziamo la ancora... Io la torre la visiterei con compagno Bari. Il nostro caro ascoltatore. Sì. Gentile maestro Schulman. Ah, Schulman. In virtù della nostra donazione per queste mura che devono essere preservate... Potremmo tornare un'altra volta con un nostro compare per poter fare la visita tutti insieme? Ma certamente, tornate ogni volta che volete, sarò molto contento di fare altri discorsi sulla storia di Schmatzplatz insieme a voi. Com'è possibile che questa città abbia un tesoro come lei e sia qui da solo? Dovrebbe essere il capitano di questa città. Purtroppo, come spesso succede, gli uomini tendono a non vedere la ricchezza che si trova sotto il proprio naso e a pensare solo quella sotto il naso altrui. Siete molto saggio, compagno Strafas. Schulman. Schufar. Quello lì. Continuate a custodire questa torre. Io so benissimo il potere. Posso chiamarvi compagno S? Potete chiamarmi col mio nome di... Prova di intuizione se ha reagito in qualche modo quando ho detto... Vai. Iniziale. Tranelli su tranelli. difficoltà è sempre qua. Dovrò alzarmi intuition la prossima volta. Ma no, un giallo ce l'ho intuition. Hai visto? In quante stelle del caos hai intuition? Difficoltà? Sta minchia. Ma l'ho colto di sorpresa, non si abbassa? No. Due svantaggi. Uno degli svantaggi, anzi, tutti e due degli svantaggi, è che in questo momento
la pietra che hai nascosto in tasca si sta illuminando. Non tantissimo. Aspetta però, ho un bianco e un nero in più. Giusto? Una prova di intelligenza, ho fatto due svantaggi. Quindi mi serve un successo e un vuoto. Il bianco c'è un successo solo. C'è un successo, due successi. Due successi. E poi un vantaggio solo. Dai. Prima vediamo del nero. Vuoto. Vuoto! Come dicevo, la pietra si è illuminata abbastanza da attirare l'attenzione di Shulman, che in realtà già era stato colpito dalla pietra, perché chiunque abbia la possibilità di vedere il magico si rende conto che è molto magica. Magica. E compagno Christoph Alarico, credo che la tasca dove ha nascosto la sua pietra si stia illuminando. Potrebbe essere un segno che la pietra ha qualche cosa da rivelare, oppure che la pietra sta reagendo a qualcosa che c'è in questo posto. Oh, ma per quello l'ho toccata dalla fronte, non... aveva iniziato a comportarsi in maniera strana. E gliela faccio vedere proprio davanti alla faccia, come per far vedere che non la stavo nascondendo. Lui cerca di capire che cosa fa la pietra, perché è la prima volta che la vede. Magic Sight. Non è che gli è andata bene. Non la faccio. È molto interessante. Pare che questa pietra abbia le stesse proprietà che si racconta avesse la pietra che segna la mappa in cui è nascosto il portale. La volete? Non oserei chiedere così tanto. Vorrei però avere la possibilità di studiarla più approfonditamente con il vostro permesso. Vabbè, certo, ve la volevo dare. E gliela do. Lui allunga le mani, un po' timoroso che all'ultimo gliela togli di mano. Ci sei te lì, non guardarmi. Cazzo me ne frega a me, è una super side quest. Per me, poi... Sono veramente molto contento di aver fatto la vostra conoscenza. Ora... Credo che... Io li so i poteri, li ho capiti? Più o meno, sì. So che c'è quando tanta influenza dei denti e quindi sicuramente è più utile su un mago? No, tu sai solo che quando l'hai toccata hai avuto una visione. Ok. Però il fatto che fosse elfica... State attento perché quella pietra aiuta le visioni e di solito quello vuol dire attirare lo sguardo di Mor. Starò estremamente attento, ma dopo tutto l'ordine celestiale è specializzato nelle visioni, quindi siamo quasi parenti. Ecco, vedi, sono specializzato nelle visioni, non per nel volare, per quello è precipitato. Non ci avevo pensato. Ha avuto la visione di volare, ma poi... Esatto. Splat. Io lo prendo per un braccio, molto molto seriamente, e gli dico, Mastro Shulman, state attento, molto molto attento. Intorno a quella pietra ci sono occhi indiscreti, che magari ci stanno guardando anche adesso. Barricatevi, guardate sempre dietro di voi. Sarà... Finché non torneremo a riprenderla. Sarà fatto. Beh, ma sei più utile a lui. Sì, sì, senza dubbio. Io a quel punto mi giro verso la porta della torre e provo a guardare se quel senso di essere osservato da fuori fai una prova si traduce di osservare in qualcos'altro. Vai. Vabbè, io uso la stance verde, direi. Difficoltà? La difficoltà 2 più un nero, perché non sei sicuro che certo. Effettivamente ci fosse qualche cosa. È un'intuizione di prima. Beh, stavolta un bel po' di successi. Un altro bel po' di successi vantaggio. E di vantaggi. Quindi, uno e uno, via. Due. Quei due, quello verde e quello giallo, via. Via, il resto è perfetto. Sei successi. Sei successi lentamente. Vabbè, nel tempo che lui parlava, tu aiuti lì. No, in realtà ci metti lo stesso tempo, ma la clessidra fa avanzare la tempesta. Ok.
La tempesta sta arrivando su questa città? La tempesta è già su questa città, solo che l'avventura che stiamo parzialmente sfruttando si chiama la Gathering Storm e c'ha proprio quattro schede della tempesta che man mano va avanti e procede. Per cui già che li abbiamo, li usiamo. Domanda tecnica per tutti quelli che ci ascoltano che volessero comprare il gioco. Fa parte del pacchetto del gioco? Fa parte del pacchetto del gioco. Anche nel gioco base c'è una piccola avventura con delle schede simili. Okay. Però l'avventura è molto più corta, infatti c'è una sola scheda. Funziona un po' come la scheda del party, che fa salire la tensione quando succedono delle cose. Qua, quando succedono delle cose, aumenta la tempesta, che all'inizio è solo ci vedete male da lontano e poi mano a mano che va avanti diventa sempre più... E poi accadranno più... delle cose della storia, immagino, esatto, a certi punti. Esatto. Ok. Andiamo qua a chiamare compagno Barin, quindi? A questo punto è il caso. Mi raccomando, compagno Schulzer. Schulman. Beh, penso dopo, dato quella pietra, non conti molto come vi chiami. Mi raccomando, non sprecate questo dono di Mor. E mi giro e me ne vado. Io cosa... Tu sei sicuro che prima ci fosse qualcuno che vi stava guardando dalla porta, nascosto dietro lo stipite? Sì. Perché vedi che ci sono ancora le impronte, nonostante la pioggia. La torre copre un po'... Certo, c'è un po' di tettoia. C'è un po' di tettoia, quindi il fango lì sotto mostra ancora i segni delle impronte. Da come sono le impronte è un uomo non eccessivamente pesante. Ok. Potrebbe essere un ragazzo o un uomo un po'... un uomo magro, per dire. E sei però anche sicuro che in questo momento non vi stiano più guardando. Okay. Dalle tracce, le poche tracce che si perdono velocemente nella pioggia, però ti danno una vaga idea della direzione in cui si è andato e ti sembra che sia andato verso verso nord-est rispetto alla piazza dove, dove siete adesso. Non sai che cosa ci sia, però è andato in quella direzione. Dal punto di vista aereo, cioè guardando l'orizzonte della città, c'è qualche elemento particolare in quella direzione? Cioè c'è qualche cosa tipo la statua, la torre, cioè qualcosa che identifica in maniera chiara il quartiere in cui si è diretto, oppure semplicemente tetti di case? È la direzione dove si trova anche la vostra taverna. Ah. Ok. Che è l'unico edificio... evidente della, del quartiere. Ok. Allora Rico, il caso che torniamo alla Thunderwater. Io sono già preso e ho perso un partito. Vabbè, io lo raggiungo, siamo seguiti. Nel frattempo Barin? Io aspetto. Mentre sintetizzo io aspetto. Siamo seguiti, io accelero. Fai, intanto faccio fare a Barin una prova di sintesi. Tutti verdi, giustamente, perché ti prendi il tempo che ti vuole. In questo caso... Difficult... Allora, la difficoltà è 2 viola più un nero perché devi azzeccare la quantità, non la sintesi della sostanza che lo sai fare. Però, per fare poi una dose giusta... Ma voglio... Una gran sostanza qui... Sei sicuro che la quantità che hai fatto... vada benissimo in una dose per far riprendere una persona con questo livello di chiudo la boccetta anche senza, il pezzo del cranio, senza effetti collaterali troppo pesanti. Chiudo la boccetta e ci scrivo per la vecchia così la siglo e me la ricordo. Ok, che alternativa la possiamo usare per stordire qualcuno? Vabbè. Nel frattempo, che quando hai praticamente finito di sintetizzare l'antidoto, senti bussare alla porta della vostra camera. Sono Olaf. Entra, è parecchio bagnato per la pioggia, si toglie il mantello, il cappello bagnato e li butta sul letto. Ma è vestito da cacciatore di streghe classico, con cappello quello da Van Helsing. Sì, è la divisa del cacciatore di streghe.
Sì. Proprio. Adesso fammi capire che cosa diavolo è successo. Me ne sono andato e la situazione non era così drammatica. Viene a cercarmi una guardia mentre stavamo partendo per tornare indietro, dicendomi che un elfo è andato a dire che è successo qualcosa alla locanda, che voi eravate qua, cosa che, ok, ma perché c'è una vecchia sdraiata sul vostro letto? Chi è questa vecchia e che cosa diavolo è successo alla locanda, effettivamente? Ah, effettivamente. Tra l'altro ho appena pensato al buco nella nostra storia, perché i due guardie erano venuti alla locanda, ce l'hanno visto lì tranquillamente. Vabbè, ma magari non erano le stesse, cioè una città così no, grande. No, no, in generale, però se parlassero. Ah, vabbè, tanto non ci sono. Ah, sai che sono andato a una locanda dove c'erano un elfo. Ah, anch'io, è venuto un elfo prima di dirmi di una locanda. E si sono portati dietro una vecchia. L'hanno stuprata. Povera vecchia. Allora, Olaf. I fatti sono questi. A un certo punto non so perché volevano la mia pelle. Dimitri mi ha accusato di essere un ladro. Io volevo ingaggiarlo perché poteva rintracciare quella persona che stiamo cercando. Quando sono andato a lui la notte, tu eri a fare il tuo lavoro a quella porta. Poi ti sei perso. E grazie a Dio, colpo di spada sulla sua schiena, ti ho recuperato. Di quello ne parleremo un'altra volta, perché non sono sicuro di che cosa sia successo. Comunque, nemmeno io so che ho fatto il mio lavoro. E ti ringrazio. Fatto sta che durante la notte questa persona, Dimitri, era ubriaca persa. E non c'è stato modo di svegliarla, quindi sono tornato indietro. Tant'è che Yuri, il ragazzo che era lì che, al balcone, ma visto che sono entrato e uscito in 5 minuti, il giorno dopo Dimitri è arrivato incazzato come una bestia, dicendo: mi hanno rubato i soldi, sei stato tu. Io mi sono difeso, però a quanto pare non era, avevano deciso di farci la pelle e noi l'abbiamo fatta prima loro. Fai una prova di Guile contro la sua disciplina. Ciao, sono morto. La sua disciplina non è altissima, però è, non è neanche bassissima. Sono 3 viola e 3 neri. Leggeri. È perché di suo non è particolarmente astuto, però si è impegnato molto a imparare. Però io ho detto la verità. Hai saltato dei pezzi di verità. Quali? Tipo che effettivamente l'hai derubato. Ma non c'era nessuno che lo può dimostrare, io non l'ho derubato. Buona fortuna. Vabbè, falliti. 126 fallimenti. No, 4 fallimenti e un vantaggio. Il vantaggio è che lui non è incazzato, però si mette, si scrocca un attimo il collo e ti dice: allora, questa nostra collaborazione deve essere basata sull'onestà, almeno tra di noi, non con gli altri. Non mi interessa essere onesti con gli altri. Va bene, io voglio che tra di noi le cose siano chiare. Tra di noi non mi interessa, tra me e te lo sarà. E allora, dimmi effettivamente cosa diavolo è successo e... Diciamo che Dimitri ha fatto lo stronzo un po' troppe volte e quindi lo ha alleggerito di 12 monete d'argento. Tanto non gli servivano ed erano di traffici illegali. Volevo donarle al tempio, guarda. E adesso sono entrambi? Credo dei carboncini. Almeno non c'è nessuno che parlerà. C'è il problema delle guardie che ci hanno visto, ma nessuno parlerà. Hanno visto voi, io me ne sono andato, la taverna era ancora in piedi. Questo vi mette in una brutta posizione, ma ci penseremo dopo. Brutta posizione, d'altro canto, noi siamo andati via col carro. Siete andati via col carro e questa chi diavolo è? Questa l'abbiamo soccorsa più lungo la strada perché abbiamo trovato la taverna bruciata. Che cosa abbiamo appena detto io e te? No, io sto parlando in maniera ipotetica. Ma io sto chiedendo a te. Ah, se mi stai chiedendo che cosa è successo, io ho difeso le nostre persone, questo è vero, questo è vero. Io ho difeso le nostre persone in maniera un po' vivace, un po' nanica. E nel frattempo io ho preso il carro coi cavalli, quello che quello c'è, che era scomparso. No, un carro che un c'era carro lì. Va bene, il carro lì, non il carro, non è lo stesso quello che hai nascosto te.
Ok. Non è lo stesso? No, non è lo stesso, non sono idiota ad andare col carro. Che lo scopriremo dopo se è lo stesso o no, perché non sai dove l'aveva nascosto. Vai. Spero non nella stalla. Ma se c'è, non c'erano carri loro. E allora vediamo. Caro che arrivava da questa città, tra l'altro, vogliamo ricordare. Ci piace ricordarlo così. Vai avanti. Alarico si è buttato dalla finestra del piano superiore, quella che dovevi perlustrare con questa vecchia. Io stavo cercando di salvare i miei compagni. Non risponde ancora alla domanda chi è questa vecchia e che cosa ci fa qua. Non lo so, ma ha delle mutazioni addosso. Per questo l'ho portata con noi. Incontriamo tutti. Ottima idea. Ottima idea. Potevi lasciarla alla locanda a bruciare. Una volta che avete visto, la ributtavate nel falò e ce ne liberavamo. Adesso vero, la dobbiamo uccidere. Vero, se non è l'unica che era dentro quella stanza, che aveva una strana pietra in testa che Cutalion si è portato dietro. E anche di questo adesso ne dovremo parlare quando tornano quei due. Sì, sì. Non abbiamo più. Siete povero dei cacciatori di streghe. Uno è stato fatto a pezzi, l'altro gli state distruggendo la vita. Comunque, perché tu sei intelligente, ti ricordi che la vecchia non lo sapevamo che era una mutante quando l'abbiamo salvata. Lo so, ma che l'ho scoperto ora. E ricordagli anche che lo sguardo di Mora è molto attento quando qualcuno vuole uccidere un NPC di Claudio. Ricordati lo Scaven. Quando un cacciatore di streghe vuole uccidere un NPC di Claudio. Come è esploso. Vabbè, quello era uno Scaven kamikaze. Fatto sta che, a quanto pare, questa donna veniva ottenebrata a livello mentale, un po' come è successo con te, solo in forma molto più pesante. E io ho appena sintetizzato l'antidoto. Però non gliel'ho ancora somministrato. Sarebbe uno spreco, tanto la dobbiamo uccidere. Non vuoi sapere che cosa sa prima di ucciderla? È meglio eliminare la corruzione alla radice piuttosto che aspettare che questa vada da qualche parte. Tanto la locanda è stata bruciata e distrutta. Qualunque cosa c'era là dentro è stata fatta a pezzi. O adesso è un pezzo di carbone. Questa è l'unica cosa, oltre alla pietra che ci aveva addosso, che si è salvata da quella locanda. Facciamola finita. La scelta è tua, io non uccido a sangue freddo, io uccido solo per legittima difesa. Lui prende la pistola. Qui dentro, scusa? Non abbiamo... Una pistola? Sì. Ma poi... Prima di tutto, perché è sempre meglio non toccare un mutante. Seconda cosa, perché nessuno farà domande se un cacciatore di streghe uccide qualcuno, e la cosa potrebbe anche giocare a vostro favore. Ignoranza, non lo sapevamo. Terza cosa, sì, che cosa può succedere con una pistola qua dentro? Faremo molto rumore e la gente si farà delle domande. Sei te l'esperto in queste situazioni, Alf. Prende la pistola, spara. Il rumore ti stura le orecchie perché è una stanza abbastanza piccola e rimbomba parecchio. Ma il cervello della vecchia viene sparso sul letto, che diventa una macchia di sangue in pochissimi secondi. Rimette via la pistola. Adesso fuori da questa stanza, aspettami di sotto, perché questa stanza adesso verrà chiusa e aspetteremo che dei sacerdoti di Sigmar vengano a pulire. Va bene, io aspetto te giù. Ah, che giornata. Abbiamo scappato per un pelo a quella taverna, altro che giornata. Sì, speravo di risolvere le cose in maniera diversa. Anch'io. Ma ormai il danno, forse no, non è neanche un danno. Erano comunque da uccidere a questo punto. Da quello che mi ha raccontato l'elfo, questi erano solo dei banditi di strada, Che tenevano una vecchia con una pietra in testa nascosta in una stanza dove c'era del fumo verde. Sì, quello sì, però... Non erano solo dei banditi. Erano solo dei banditi, che facevano qualcos'altro, però non avevo avuto tempo di interrogarli. Tanto fuori dalla porta c'è la proprietaria e vedi che dietro si è fermato un drappello di persone perché ha sentito lo sparo.
vedono il cacciatore di streghe che guarda la proprietaria e dice: questa stanza è posta sotto sequestro e dovrà essere ripulita e mondata dai sacerdoti di Sigmar. Quindi invito tutti quanti ad andare, circolare, tornate a bere nelle vostre, sulle vostre sedie, nelle vostre stanze, nelle vostre strade, andatevene da qua, insomma. Che bello essere un cacciatore di streghe. Che bello essere re. Si fa dare la chiave della stanza dalla proprietaria, chiude la porta e si tiene la chiave. Lui è uno dei miei assistenti, quindi se dovessero arrivare le guardie, avvisateli, questo è il sigillo, tienilo tu, in modo che sappiano che effettivamente sei sotto la mia protezione. E adesso andiamo a sistemare anche questo. E incazzato, sempre più bagnato e sempre più distrutto nella sua vita, John McClane esce dalla locanda, allontanandosi. Ti posso almeno prima offrire da bere prima che tu parta? No, va fatto subito. Allora tengo buoni curiosi qua giù. Me lo offrirai dopo. E mentre Olaf esce dalla locanda e si allontana in questa città bellissima che è Schmatzplatz, di cui siamo già tutti molto innamorati. Beh, non è un bel brutto posto, in realtà. No, c'è un calore umano proprio che ti avvolge. Beh, c'è la prima persona che ti ha accolto. Appunto! È vero. C'è il mago della torre che, indipendentemente che sia cattivo, buono, eccetera, si vede in mano un artefatto che viene dalla torre a cui tiene tantissimo. Esatto, è una moneta d'argento che non ha mai visto. È una moneta d'argento che non ha mai visto in vita sua, e quindi dice: oggi, secondo me, è il giorno in cui muoio, perché di solito è una cosa che comunque è probabile. Sì. Esatto, è probabile che succeda. Perché se vi stavano seguendo e osservando. Ma magari è bravo come mago e ci siamo fatti un alleato, oppure abbiamo consegnato un oggetto potentissimo in mano a qualcuno, il pessimo. Per me va bene uguale. Lo scoprirete solo tra due puntate di Fumble, perché la prossima puntata si torna di nuovo nel passato a scoprire che cosa è successo a Pintus. Yes! Dopo che Alarico e Barin sono andati sotto copertura e uno è impazzito completamente. Ciao. Quindi torniamo nel passato di 5 anni. Esatto. E vedremo quando Pintus ha preso il boccale infiammato. È vero. E l'ha rinominato in il boccale infiammato, perché prima era il boccale in fiamme. Esatto. Beh, che originalità. È Pintus. Credo sia infuocato, aspetta. No, infiammato. Non lo so, l'abbiamo sparato a caso quella sera. Sì. O infuocato. Beh, comunque. Comunque, vabbè. Ha cambiato la parola. Esatto. Quello che avete ascoltato era Fumble GDR, che è il primo podcast di giochi di ruolo in italiano. Ci trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it, dove trovate anche SideQuest, che è il nostro spin-off, com'è quel gioco, che è il gioco di giochi da tavolo. Tra poco arriverà un altro podcast di giochi di ruolo. Già è una grossa rivelazione. Ci trovate anche le vecchie puntate di Continue, che rimane ancora fermo perché richiede un sacco di tempo per creare 8 minuti di podcast. E dato che nel mio tempo libero sto finendo di sistemare Clotos, non posso fare anche quello. E c'è anche Gattai poi. Tra l'altro, iniziamo a dirlo anche questo, lunedì vado a giocare Clotos, vado a far giocare Clotos ai ragazzi di GDR Unplugged. Quindi troverete anche la puntata di Clotos su GDR Unplugged. Ottimo, mica ormai Clotos sta andando dappertutto. Esattamente. Se vi interessa provare Clotos, su fumblegdr.it trovate la versione demo da scaricare gratis. Ci trovate anche Gattai, che avete sentito, e se non l'avete fatto andate a ascoltarla, una puntata di un mesetto fa, yes, in cui abbiamo giocato. Andate a donare a QWERTY o a diventare soci di QWERTY su fumblegdr.it, lo trovate nel footer, e se no su qwerty.it/associati. Potete andare su fumblegdr.it/shop e comprare i nostri gadgets, oppure potete scriverci a fumblegdr@qwerty.it e regalarci qualcosa, vi faremo sapere come mandarcelo. Grazie a tutti quelli che ci hanno già mandato cose. Grazie a tutti quelli che hanno già mandato cose, come i barilotti di cioccolatini alcolici, che erano buonissimi, infatti sono finiti. Ancora. No, sono finiti. No, al Kirch ce ne sono ancora. E andiamo. E
Che altro dire? Se non avete modo, se non avete tempo di fare le cose economiche, potete andare a fare le cose pratiche e veloci, quindi condividere il video e il podcast, lasciare delle recensioni su iTunes. Che funziona su Facebook. Stranamente. Ancora bloccata lì la preview. Ma l'anteprima ormai abbiamo capito che non è valida. Affidabile. Non è valida. E dello speciale di Natale ve l'abbiamo già detto, sarà il 21 dicembre e non ci di quell'altro schifo di speciale di Natale di come quel gioco, non guardatelo. Dai, offrite Roberto Ton, ricordatevi di dare a Roberto l'opportunità di ricongiungersi al suo gioco preferito. Nello speciale di Natale questo tavolo sarà ricchissimo, sì, perché ci saremo tutti. Quindi non ci staremo. Ma tutti. Ecco perché non giochiamo a Warhammer. Perché non ci staremo. No. Io però ho trovato un'organizzazione. Quello che uso di meno le metto più o meno sotto. Vedi, adesso occupo meno spazio. Adesso occupi solo un quarto del tavolo. Esatto. Beh dai, ci avessi le schede di D&D, sarebbero due schede. Schede incantesimi, dadi. Ma più le tieni meno sempre lo spazio una sotto quello. L'altra le schede di D&D. Non le tieni sparse come se fossero una mappa. Veramente. Anche tu hai ragione. Lo so. A settimana prossima andate ad ascoltare SideQuest. Esatto. Buonanotte, Fumble Now! Fumble Now!